Ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Sveglia Trieste. Oggi è lunedì 6 di giugno e questa mattina avremo tre ospiti, due nella prima parte di trasmissione e uno nella seconda, dalle 7:30 alle 9. Saremo in compagnia di due consiglieri della quinta circoscrizione, da un lato Giorgio Cecco della lista di Piazza, dall'altro Alex Pellitzer del Partito Democratico. Dalle 9 alle 10, in avvicinamento alle elezioni del 12 giugno, le amministrative, che anche in Friuli Venezia Giulia vedono molti comuni chiamati al rinnovo delle cariche di sindaco, di consiglieri e di consiglio comunale. Avremo Daniela Pallotta, candidata con il centrodestra, con la coalizione di centrodestra per il comune di Duino Risina, candidata a sindaco, sindaco uscente dello stesso comune. Questi gli ospiti di oggi. Andiamo a leggere la pagina meteo, che indica che proprio oggi il promontorio anticiclonico favorirà sulla regione l'afflusso di correnti più secche e stabili in quota. Domani sull'Europa centrale e sulle Alpi affluiranno in quota masse d'aria più fresche e umide da sud-ovest, che provocheranno moderata instabilità anche sulla regione. Per oggi è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, al mattino soffierà bora moderata sulla costa, in giornata venti a regime di brezza. Sulla zona montana al pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, specie sui settori più interni. Le temperature minime previste fra i 20 e i 23 gradi, le massime 27 e 30 gradi centigradi. Per domani invece la giornata sarà caratterizzata da tempo instabile, ma con un'evoluzione ancora incerta. Il cielo sarà variabile, con rovesci e temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, che sulla zona montana saranno possibili già al mattino, con piogge un po' più abbondanti. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte sulla costa, vento moderato, in prevalenza da nord-ovest, in serata probabile bora moderata, quindi ancora evoluzione incerta per la situazione meteo di domani in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a leggere il piccolo di questa mattina. Lunedì 6 giugno, con diversi titoli in evidenza, la fotonotizia riprende l'ovazione dei sudditi per il ritorno di Elisabetta. La vediamo qui in foto, vestita di verde in occasione dei 70 anni di suo regno, il giubileo del Regno Unito. Poi accanto invece il lungo ponte dei turisti, gli alberghi pieni al 95%, gli arrivi in massa a Trieste di italiani e stranieri. Un'impresa riuscire a trovare posto al ristorante in migliaia a Miramare, piace anche Muggia fra le mete turistiche. Poi altri titoli: l'iscrizione alla Serie C in bilico per l'Unione Orfana di Mario Biasini, in foto l'amministratore unico Mauro Milanese. Accanto il basket, il tifo di Tanjevic per il Pozzo in nazionale saprà far bene, parla Moša Tanjevic rispetto alla nomina di allenatore all'affidamento della nazionale italiana di basket a Gianmarco Pozzecco. Ucraina, tornano a cadere i missili su Kiev, Putin dice colpiremo sempre più forte. Questa l'offensiva, poi la rappresentante ONU, Patton, stupri usati come armi, abbiamo le prove contro i russi. Tra le notizie di cronaca locale, pochi soldi ma tanti rischi, guardie giurate pronte alla piazza in questa protesta da parte della categoria delle guardie giurate. Poi l'istruzione dal Tototemi ai gruppi di studio, esame di maturità per 8.914 ragazzi. È il mese della chiusura dell'anno scolastico e per molti studenti, circa 9.000, saranno alle prese con gli esami di maturità. Ancora a scuola d'infanzia ricominciano gli incontri con le famiglie e poi con il comparto del pubblico impiego. Persi in regione 3.000 dipendenti, il contratto è ancora fermo. Il caso, noi siamo pronti a pulire Scala dei Cappuccini, ci racconta Nicole Brusaferro nell'articolo. Dice vergognoso che una zona centrale a due passi da San Giusto sia ridotta così, denunciano Eleonora Ferrari, con Eleonora Ferrari, residenti esasperati dal degrado di Scala Cappuccini. Ora si muove anche la circoscrizione per andare a ripulire l'area che versa da un po' di tempo in uno stato di incuria che i stessi residenti hanno segnalato. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra poco, andremo a vedere meglio il piccolo e anche i primi titoli della Repubblica tra poco.
Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste per proseguire la rassegna stampa, ripartendo con La Repubblica. Il titolo di apertura sono i missili di Putin su armi e grano ucraini. Kiev torna sotto le bombe. Mosca, distrutti i tank donati dall'Unione Europea. Il governo di Zelensky erano treni per i cereali. La FAO lancia l'allarme sulla carestia in Africa. Mercoledì video summit alla Farnesina con 23 paesi sulla crisi del cibo. La grande fuga dei liberali russi dallo zar, scappano i dissidenti e un ex premier. L'Europa senza mappa è l'editoriale di oggi di Repubblica. Ora serve una difesa comune, a firma di Joseph Borrell, l'intervento proprio per un esercito comune. Strage in chiesa, almeno 50 morti, terrore in Nigeria, attacco verso i cristiani. Poi l'ambiente riguarda tutti, al via il Festival di Green and Blue, la sostenibilità. Con l'evento Green and Blue a Milano, i diritti, la parità di genere non sta diventando una realtà. La politica, il Movimento 5 Stelle e gli eletti non versano più, buco di 2 milioni. Lo sport, Nadal, re di Francia e il Roland Garros numero 14. Poi i 208 anni dell'arma, carabinieri high-tech, software e computer contro i ladri d'arte. L'escalation su Kiev, tornano i missili, Putin adesso attacca anche le linee del grano. Distrutti tank arrivati dall'est Europa, l'Ucraina mostra i danni a un'officina ferroviaria dove si riparano vagoni merci, bombardamento su un terminal di cereali nel porto di Mykolaiv. Gli Stati Uniti alleni sia l'acquisto di petrolio venezuelano, poi ancora la risposta di Biden, nuove armi a Zelensky per aiutarlo a trattare. Un negoziato dovrà esserci, nel frattempo gli ucraini vanno messi in grado di difendersi, ma l'intelligence statunitense ora fa anche autocritica. La crisi alimentare, la FAO, nel 2023 rischiamo carestie, un piano con l'Italia per il cibo in Africa. Il vice direttore Martina, serve un fondo per i paesi più vulnerabili, mercoledì vertice organizzato dalla Farnesina. Via Lituania o verso la Romania, le rotte alternative del grano, se fallisce il piano di Ankara, qui il piano turco via mare e le alternative delle rotte del grano in questa mappa dell'est Europa. In affaccio con la Russia. Poi ancora l'intervista. Io, il regista soldato Lotto, scrivo un film sul fronte del Donbass. Qui le foto insieme in guerra del regista Sentsov al fronte con l'attore Filmonov, protagonista del suo film Rino. Quindi le lacrime degli ucraini, sfuma il sogno mondiale, ma ora stop alla guerra. Sconfitti dai Galles nello spareggio, anche in questo caso. Le lacrime sono diverse, sono sportive, hanno forse, anzi senza forse, hanno meno peso rispetto a quelle della guerra. Sta di fatto che i giocatori in campo sono rimasti dispiaciuti di non essersi qualificati al mondiale di calcio. Dall'ex premier al candidato presidente, la grande fuga dei liberali da Mosca, questo dalla Russia, Pentecoste di sangue, terrore in Nigeria, 50 trucidati. In chiesa, fra gli articoli di oggi di Cronaca Nera. Politica, Movimento 5 Stelle, un eletto su tre non versa più all'appello, mancano 2 milioni di euro. Crollo dei contributi sui parlamentari, pesa il timore di non essere ricandidati. Conte, che dice la questione esiste, l'affronteremo con serenità. Qui era il Restitution Day. Restitution Day, giusto? Era il 2013 e il Movimento 5 Stelle organizzò questo evento con un mega assegno in bella mostra. Le cifre, 1.000 euro è quanto ciascun parlamentare deve versare al partito ogni mese, 1.500 la somma per il fondo restituzioni gestito dai capigruppo dei 5 Stelle, 2 milioni sono i mancanti introiti stimati sul 2021 per il Movimento 5 Stelle. Ho restituito 100.000 euro, chi se li tiene ne risponderà, dice la deputata Baldino. Torniamo all'interno del piccolo, il posto di lavoro, la lettera comuni piccoli in difficoltà, 3.000 addetti in meno negli uffici pubblici, contratto ancora bloccato. I sindacati sollecitano il rinnovo del comparto unico per arginare l'emorragia. Assessore Roberti, assessore regionale al personale, la Corte dei Conti non ha certificato il contenuto sui dirigenti. I punti su cui lavorare, la regione stanzi le risorse e riconosca le esperienze maturate svolgendo per anni la stessa funzione. Il concorso unico, gli enti accedono allo stesso elenco anche nei concorsi
c'è la possibilità di una mobilità interna. Cancellate decine di corsi di bus, troppi di servizi, la ragione spieghi. Siamo ai trasporti anche. Santoro, così si penalizzano i cittadini, a Lignano taglia i collegamenti come già accaduto anche a Trieste. C'è un caso pure a Udine. Inutilizzabili i fondi delle ex province riguardo la burocrazia, che in questo caso è stringente anche circa l'utilizzo di determinati fondi. Segretari comunali, la legge in aula dopo l'estate, annuncia sempre l'assessore alle autonomie locali. Roberti, la scuola in Friuli Venezia Giulia, è bene studiare in gruppo, la dimensione collettiva può accrescere il risultato, dice Istok Spetic, referente del gruppo di psicologia scolastica dell'Ordine, situazione migliorata rispetto al 2021, ma resta ancora spaesamento. Ed è conto alla rovescia per 8.914 candidati all'esame di maturità, l'ansia del tototema, partenza il 22 del mese, 22 giugno, con lo scritto di italiano, poi torna all'orale, l'ufficio scolastico ha definito tutti i presidenti di commissione. La fine di un percorso segnato dalla pandemia, non tutti si sono adattati. Renato Chicco, rappresentante studentesco del Petrarca di Trieste, sappiamo di poter contare sulla presenza dei nostri professori, dice un giovane rappresentante degli studenti del Petrarca di Trieste. Poi, ok, la presenza dei docenti per il futuro, la formula va totalmente ripensata. Teresa Tassanvio, il presidente della ANP, serve tempo ma va aperto un nuovo capitolo, sempre pensando di valorizzare le competenze. Prematuro riprendere il modello pre-Covid, mascherina un problema, dice Carolina Braida, rappresentante dell'Istituto Galilei Fermi Pacassi di Gorizia, il lockdown ci ha fatto perdere qualcosa per sempre, dice questa studentessa. Poi, domenica di sangue in Nigeria, 50 cristiani massacrati a Messa, come abbiamo visto poco fa purtroppo, da Repubblica, strage di fedeli a Owo, nello stato di Ondo, si sospetta che dietro all'attacco ci sia la mano di Boko Haram. Su questo raid punitivo nei confronti dei cristiani, una tragedia, la morte di 50 persone con tanti bambini purtroppo fra di essi. Il ritorno intanto della regina, dopo due giorni di assenza Elisabetta ricompare per i festeggiamenti, parate e carri per i 70 anni di trono della grande madre del Regno Unito. Qui in foto con parte della famiglia reale, Elisabetta in verde con la famiglia reale, torna in pubblico per la chiusura del giubileo, sopra poi c'è anche la foto della carrozza dorata con l'ologramma della regina, la vediamo qui, ieri anche la parata che ha preso parte di molte vie di Londra, sono anche le foto della regina che prende il tè con Paddington, l'orso più amato dei bambini del regno, è diventato un simbolo l'orso Paddington, e poi accanto invece la foto della parata con le bandiere del Regno Unito, e qui, come dicevo, la foto della regina Elisabetta con la famiglia reale manca, i motivi vanno ricercati recentemente negli ultimi anni, la presenza del nipote Harry. Piattaforma fondata 18 mesi fa, Greenpeace attacca, attenti al gas, gli attivisti, bolle dai tubi, la smentita di INA, solo un fenomeno naturale, la situazione è monitorata. L'impianto metanifero Ivana D sul fondale dal dicembre 2020, circa 50 km a largo di Pola. Questo poi è l'appello di Greenpeace a monitorare questa conduttura. La cronaca di Trieste, la categoria delle guardie giurate pronta alla mobilitazione, pochi soldi, tanti rischi, Trieste guida la protesta degli addetti alla vigilanza, quasi un migliaio di lavoratori in città fra guardie giurate e addetti dal portierato, il 15 giugno presidio in Piazza Unità dopo il nulla di fatto dello sciopero nazionale. Ci fermiamo qualche istante con la lettura del piccolo per andare a collegarci con la sala operativa della polizia locale per questo inizio settimana e per il collegamento mattutino. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ci dica pure. Sì, allora notte trascorsa tranquilla, solo interventi di routine, nulla di particolare da segnalare da questo campo. Per quanto riguarda il traffico, attualmente scorrevole su tutta la rete cittadina, non prevediamo picchi particolari di traffico o particolarità di intensità. Dovrebbe essere una mattinata tranquilla, speriamo in questo senso. Per quanto riguarda le manifestazioni, in agenda abbiamo solo una, si svolgerà il 280° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri,
e le manifestazioni si svolgeranno nel Colle di San Giusto verso le ore 11. Ci sono dei divieti già in zona, saremo sul posto per la viabilità, per l'autorità e lo schieramento dei reparti. La cerimonia avverrà dove c'è il monumento ai caduti. Per quanto riguarda il pomeriggio non sono previste particolari manifestazioni e questa sera continua, come di norma in periodo estivo, il rifacimento della segnaletica orizzontale. Le squadre lavoreranno nella zona di Barcola, Roiano e Miramare e una squadra lavorerà nella zona, nel perimetro fra via Battisti, via Rossetti, via Pascoli e via Carducci, che in questa zona. Due raccomandazioni: fare attenzione al cantiere mobile, visto che è un orario notturno, e quindi agli operai presenti sulla carreggiata che operano, e non lasciare i veicoli parcheggiati nella zona, diciamo, vicino alla segnaletica o sulla segnaletica, che naturalmente se viene rifatta vuol dire che sarà sbiadita, per evitare le annose rimozioni. Ecco, queste due raccomandazioni. Altre cose particolari non avrei da riferire, quindi vi restituirei la linea. Grazie l'ispettore capo Schillani, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche lei e a tutti i telespettatori. Noi continuiamo con le notizie del piccolo. Gli asili riaprono le porte ai genitori dopo i 2 anni di stop per il Covid. Il prologo alla Capriola ha dato il via a un denso calendario mensile di Open Day. A partire da oggi e fino al 29 di giugno, gli appuntamenti negli asili con il porte aperte rivolto ai genitori per poter poi iscrivere i propri piccoli negli asili. Si parte con oggi con le 3 casette e 1000 bimbi, il giorno, come detto, lunedì 6 di giugno alle 14 per le 3 casette e alle 17 per 1000 bimbi. Via via in questo quadrato, in questo rettangolo, chiedo scusa, si trovano tutti gli appuntamenti con i giorni di questo mese e gli orari delle aperture con i genitori, che possono dunque andare a conoscere meglio le strutture cittadine. Progetti etici, il bando della VTC Foundation, le iscrizioni per il 30, il riconoscimento del City Vision Talk di Ivrea Trieste, modello nazionale per la comunicazione social. Qui in foto Vittorio Sgueglia della Marra, l'Open Gov, che vede dunque gli addetti al settore della comunicazione prendere parte a questo confronto. Quindi i problemi dei rioni, immondizie, cattivi odori e bivacchi a qualsiasi ora, politici volontari pronti a pulire Scala Cappuccini, residenti esasperati dallo stato di degrado in cui ormai versa la zona, la circoscrizione presso il comune intervenga, se no ci arrangiamo. Qui il caso dell'incuria nelle aree verdi, in particolare di Scala Cappuccini, con le immondizie che si ritrovano nel selciato e nelle zone vicino alla scalinata, involto anche 2 consigliere della 5ª circoscrizione di Adesso Trieste che hanno sollevato il tema. Poi le immagini, le bottiglie di birra vuote in mezzo agli altri rifiuti, e quanto infatti hanno riscontrato Barbara Chiarelli e la presidente della circoscrizione Michela Novel, entrambe di Adesso Trieste, come detto. A Ruba le girandole di Boramatta messe all'asta, il simbolo dell'evento, sono andate a Ruba le girandole di Boramatta, il simbolo della manifestazione dedicata al vento di Trieste, che in questo fine settimana scorso hanno colorato Piazza Unità, insieme a spettacolari aquiloni, oltre 1 migliaio di euro raccolti per l'associazione Bambini del Danubio grazie all'asta delle girandole che in tanti avranno visto in questo fine settimana nella parte più verso il mare di Piazza Unità, le tante girandole che coloravano e davano un po' di gioia a piazza. Quindi il turismo, crociere, Pentecoste e il ponte del 2 giugno, Trieste fa il pieno di turisti. Città invasa grazie all'incrocio di più fattori. Guerino Lanci di Federalberghi dice occupazione al 95%, difficile trovare un posto al ristorante, migliaia di persone a Miramare. 3, le navi bianche attraccate fra Rive e Porto Nuovo più una a Monfalcone. Parla Madrid di TTP, c'è potenziale per 8 navi al giorno. Vesnaver della FIPE regionale, ma ora mancano cuochi e camerieri, alzare gli stipendi al personale detassandogli, questa è una delle soluzioni che il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercenti, Vesnaver, avanza per rimpolpare il comparto senza gravare sulle casse né dei lavoratori né
degli esercenti, tutti in posa per la foto, per la gita di gruppo, nelle immagini che vediamo raccolte dal piccolo fra i pullman e i turisti alle prese con i bagagli, chi si è messo invece alla foto di gruppo in posa sotto il municipio, chi ha visitato il castello di San Giusto e chi ancora transita, cappellino e zaino in spalla, in piazza Unità. Ancora sul turismo, altre immagini, ci sono quelle di Miramare, oltre alla piazza Unità e a San Giusto. Miramare presa d'assalto, ma anche Muggia si gode l'exploit dei visitatori e ringrazia pure il Delfino Verde. Il gradimento degli ospiti, anche per la cittadina istroveneta, fa felice i rappresentanti istituzionali e operatori del settore. Gettonatissime le giornate in giornata alle stazioni di bike sharing, servono altre postazioni. Si fa largo la moda del tour in bicicletta e sono stati in molti a poter usufruire delle bici e delle stazioni delle bici a noleggio. Sparse per la città, in talune situazioni neanche bastavano. I colori di montagna e il mare del tramonto, la foto del giorno, e poi a Barcola la scala è impraticabile per l'accesso al mare. Oggi siamo il 4 giugno, questa è la scala che doveva essere già funzionante, le persone non hanno la possibilità di scendere in acqua. Chi dobbiamo ringraziare? Si chiede Bruno Poropat relativamente all'accesso al mare sul lungomare di Barcola, una domanda retorica rivolta al comune di Trieste. I cani in spiaggia sono i benvenuti, ma a determinate condizioni. Ne parliamo ogni venerdì mattina con Emanuele Esposito. Federsanità, ANCI delle Friuli Venezia Giulia, delegazione all'udienza speciale con Papa Francesco. Qui la foto dei delegati che si sono trovati proprio a Roma, nella città del Vaticano. The Banfield in piazza a Trieste per la solidarietà e il collegio di messa al Parco Zoo di Lignano nell'album fotografico. La cultura fuggì attraverso il Vaticano, in generale Watcher, barone nazista che parlava il dialetto triestino. Un po' di storia in questo caso. Poi anche Margherita Hack tra scienza, teatro e musica. Trieste ricorda Margherita Hack. Da oggi una serie di iniziative e spettacoli per celebrare i 100 anni dell'astrofisica. La conferenza internazionale di 5 giorni, ospite premio Nobel Didier Queloz. Qui in foto proprio la Hack in una delle pose che lei preferisce di più, quella con poi il planetario a fianco. Nelle luci di luglio si riflette l'Italia inquieta degli anni 60. Il libro sarà presentato domani alle 17:30 al Circolo della Stampa di Trieste con l'autore Gianmauro Costa. Poi, per andare avanti, il sogno di Frida di Lorenzo Zuffi si risveglia dentro i quadri. A lunedì dello Schmiedel, due direttori per il dittico Al Mulino e Pagliacci. Andiamo alle notizie sportive con la Triestina, la corsa all'iscrizione è tutta in salita. Milanese, tornato dall'Australia, parlerà mercoledì. Serve 1 milione entro il giorno 22 di giugno. Anche il sindaco può giocare un ruolo importante. La famiglia Biasini non si è disimpegnata, ma asset sbloccati solo tra qualche mese. Questo filtra dopo il viaggio di Mauro Milanese in Australia, che era principalmente un viaggio per stare vicino alla famiglia e per partecipare ai funerali di Mario Biasin. Però ovviamente ci sono le incognite legate anche al futuro del club, essendo Mauro Milanese l'amministratore unico della Triestina, ma Mario Biasin ne era presidente del club Rosso Labardato. Il viaggio in Australia è servito a Milanese anche per capire le intenzioni della famiglia circa il proseguo dell'avventura con la Triestina. Appare dunque che la famiglia non si è disimpegnata da questo ruolo, ma gli asset ancora economici, finanziari della famiglia sono bloccati e si sbloccheranno tra qualche mese. E quindi mercoledì, nella conferenza stampa che farà un po' di luce ed sarà organizzata qui a Trieste da Mauro Milanese, che è tornato dall'Australia, farà un po' di luce sul futuro della Triestina e le possibilità ulteriori di avvicendamento di nuove persone all'interno del club. Nella gara 1 della finale il Palermo vince il Leuganeo grazie al solito Floriano, il playoff per la Serie B. L'Unione chiude in bellezza con una rete di Sandrin, si pone a Porto Gruaro per il calcio femminile. Basket, Tanjevic, Italia-Slovenia sarà una grande chance. Trieste, più coraggio per lanciare i giovani. Boscia, ruota libera. Il
Sulla nazionale dice la scelta di tempi non mi trova d'accordo. Sono però tifoso di Pozzecco e sono sicuro che farà bene. Nell'intervista parla anche dei giovani e della necessità di Trieste di credere di più nei talenti di casa nostra. Il caso Sacchetti, lasciate in pace gli azzurri e il loro coach per il play-off di Serie A2. Udine sfrutta il fattore campo, in gara 1 contro Verona decide Antonutti ai liberi. Qui la foto di Michele Antonutti. Rafa Nadal ne fa 14 a Parigi e l'ora del ritiro si allontana. 36 anni, migliora ancora il suo record battendo in finale 3-7 Casper Ruud. Fino a quando ce la faccio, non mollo, ha detto Rafa Nadal con l'ennesimo Roland Garros, con la sua specialità, quello di essere tennista quasi imbattibile nella terra rossa. Bagnaia finisce fuori, trionfo di Quartararo, nella linea verde di Mancini c'è anche l'esordio di Pobega. Non me l'aspettavo, ha detto Tommaso Pobega, il triestino convocato in nazionale. Pro Gorizia, KO a Castano primo, addio sogni di gloria in Serie D. Una rete nel secondo tempo di Gibellini chiude la stagione dei bianco-azzurri presentatisi in Lombardia con una formazione estremamente rimaneggiata. Calcio a 11, torneo Città di Trieste, San Luigi a Forza 8 sul CGS, San Giovanni e Primorez. Ok, dobbiamo andare in pubblicità, non c'è tempo per vedere le altre numerose notizie sportive che magari scorreremo durante la mattinata. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, dove buongiorno e benvenuto a entrambi i nostri ospiti, tutti e due della quinta circoscrizione. Siamo in compagnia di Alex Pellitzer del Partito Buongiorno, buongiorno a tutti. Democratico, in quinta circoscrizione, di Giorgio Cecco della lista di Buongiorno a piazza. tutti. Buongiorno a entrambi, poi Giorgio Cecco è anche referente di Fare Ambiente, il motivo per cui poi, regionale, motivo per cui poi parleremo anche di ambiente, visto che c'era la giornata Faccio riferimento dedicata. all'ambiente anche di Progetto Fuji, per cui insomma è un Esatto, po' più quindi ampio la tematica sicuramente ambientale. avremo modo di parlarne. Oggi c'è un articolo sul Piccolo che riguarda la quinta circoscrizione, lo utilizziamo per prendere spunto anche per altri argomenti, immondizie, cattivi odori, bivacchi a qualsiasi ora, politici volontari, questa è un po' la chiave, no, della nostra anche apertura di questo discorso, pronti a pulire a scala Cappuccini. Pellitzer, comincio da lei per capire una cosa, ne parlavamo prima fuori onda. Allora, intanto c'è un problema, perché è Certo. evidente che c'è un problema. Scala Cappuccini, lo vediamo dalle foto anche di oggi del Piccolo. Ci sono nelle aree, diciamo, verdi o comunque nelle aree non asfaltate, seppur poi anche lungo le scale ogni tanto si trovano immondizie, bottiglie, rifiuti di varia natura, e questo è il problema che bisogna effettivamente risolvere. C'è però il come risolvere il problema, e in questo caso il titolo ci porta a vedere politici volontari pronti a pulire scala Cappuccini, che da un lato fa insomma anche va fatto un plauso a chi si spende nel volontariato, quello sempre, a prescindere da che sia un politico, un cittadino, un lavoratore, un pensionato. Dall'altro però lei mi diceva, se adesso noi ci rifacciamo alla polizia ordinaria sempre ai volontari, vuol dire che un po' è una sconfitta del comparto pubblico. Esatto. Allora, un po' di contesto intanto. Scala Certo. Cappuccini è un tema di cui ci siamo già occupati nella scorsa consigliatura, con altre mozioni. Purtroppo è sempre un punto un po' problematico perché, non so se i cittadini hanno presente come è fatta, è un po', una scala laterale, quindi, non passa su strade molto trafficate, passa tra edifici e muri. È circondata da alcune piccole, devo dire, aree verdi, che vengono un po' lasciate a se stesse. Abbiamo già fatto una segnalazione, per tornare un po' all'oggi, abbiamo già fatto una segnalazione come circoscrizione e questa segnalazione ha fatto sì che alcuni operatori del comune, cioè più che del comune, insomma della CEGAS, APS, inviati dal comune, abbiano fatto una prima pulizia. Naturalmente non basta perché è stato un evento una tantum, bisogna impostare una pulizia e un passaggio forse o quotidiano o almeno settimanale. E questo è quello che chiederemo nella prossima seduta con una mozione che è stata scritta appunto dai colleghi di coalizione della consigliera Barbara Chiarelli e anche condivisa dal consigliere Luca Gojak di Lista Punto Franco. E questo è quanto. Sul fatto
dei politici volontari, io mi sono, ma non è una novità, insomma, io mi sono sempre posto un po' criticamente, perché innanzitutto penso che non sia in questo momento storico il ruolo dei politici fare i volontari, e in secondo luogo, come si diceva prima, è il comune che deve agire, c'è poco da fare in queste situazioni. Noi potremmo fare sì dei volontari, potremmo chiamare dei volontari, ci sono delle associazioni, e qua abbiamo anche un esponente di associazioni che si occupano, però che decidono di fare volontariato. A mio parere il ruolo di chi si candida e di chi partecipa alla vita politica è quello di coordinare e di far sì che poi la struttura comunale funzioni bene. Se poi qualcuno vuole fare il volontario, ben venga, insomma, non mi scandalizzerò, però dire subito, se non si fa, allora intervengono i volontari. Io direi, se non si fa, il comune si prende le sue responsabilità e i cittadini ne terranno conto alle prossime elezioni. Cecco. Sì, allora sicuramente ci sono come turista anche le zone che devono essere particolarmente attenzionate, ma giustamente, come diceva Pezzi, sono delle zone che sono mediamente nascoste, quindi insomma ci sono delle situazioni che sicuramente vanno un attimo monitorate. Prego, prego. Devo parli poi, non c'è problema. Ci sono delle zone che sicuramente vanno monitorate, non soltanto ovviamente in centro come questa, ma anche nelle periferie. Questo l'abbiamo visto, ecco, io sono qua in qualità di politico, in realtà io faccio volontariato da sempre, per cui sono un caso un po' anomalo forse, no? Perché insomma il volontariato per me è importante. Poi fra l'altro la nostra città e la nostra regione ha una presenza di volontariato molto molto importante, certo, radicata su tutti i territori, quindi è sicuramente una risorsa che anche le amministrazioni pubbliche tengono conto e devono tener conto. Io sono per lo spirito di sussidiarietà, quindi comunque che varie iniziative partino dal basso, partino pure dai cittadini e dalle associazioni, per sollecitare appunto l'amministrazione pubblica, che però chiaramente non deve stare ferma e appoggiarsi sul volontariato. Volontariato è un qualcosa in più che può dare sicuramente un aiuto all'amministrazione pubblica. Fra l'altro, qua tiro via il cappello da politico, metto quello da volontario, noi come associazione abbiamo anche un corpo di guardie ecozoofile a livello nazionale che segue varie tematiche, sono in divisa, ovviamente riconosciute dalla pubblica sicurezza, e questo è un supporto che sicuramente anche agli enti locali, ai comuni, le associazioni possono dare. Un'altra importante, secondo me, cosa che possono fare le associazioni, ma l'ho detto più volte, anche il sabato che siamo andati a Campo San Giacomo abbiamo riflettuto proprio con l'assessore Savino anche su questo. Si possono dare delle zone, non questa specifica, ma magari delle aree verdi, dei giardini, eccetera, come già succede, in gestione alle associazioni di volontariato. E mediamente funziona. Questa è una cosa che funziona perché si prendono carico le associazioni, con i volontari, ma con i cittadini in generale, i cittadini del rione, eccetera, di un'area specifica. Questo secondo me è una cosa che deve essere un po' spinta e portata avanti. Abbiamo fatto queste richieste su varie zone della città, l'ultima su Vicolo dell'Edra, dove sta lavorando sul giardino, ma credo che altre possono essere utili. Su specifiche situazioni abbiamo visto che funziona anche lo sponsor privato, tipico come quello della Iola, certo, di Illy, per esempio, no, ma se ne possono trovare altre. Ecco, quindi naturalmente l'abbiamo fatto a Campo San Giacomo sabato con l'assessore Savino, proprio perché là c'è un problema che è stato sollevato da commercianti e cittadini, alcuni lavori di manutenzione sulla piazza, ma anche e soprattutto quello che riguarda la parte verde, dove c'è una presenza importante di ratti. Là noi ci siamo confrontati sabato con l'assessore, ma io precedentemente anche con l'assessore Lo Bianco. Ovviamente qua bisogna fare un discorso molto più generale, lo affrontiamo, ma un discorso generale che, perché sono cambiati i tempi, il clima, tante situazioni. Là fra l'altro sono state inserite delle aiole che prima non c'erano, oppure avevano poco verde, adesso c'è molto verde, là si tratta di fare una manutenzione. Ecco, questo per esempio potrebbe essere un caso in cui una qualche associazione del territorio potrebbe prendersi carico dell'aiola della piazza, ecco un esempio. Anche le associazioni dei commercianti si erano già dette anche disponibili. Sì, no? Benissimo, certo. Io dico, va bene, va benissimo, per tornare un attimo sul tema, sono d'accordo sul fatto che le associazioni agiscano e sono una parte fondamentale di questa città. Io penso che non ci sarebbero i volontari
se non ci fosse un'attenzione anche per gli spazi pubblici da parte dei cittadini e l'attività verso avere una Trieste migliore. Però in questo caso, secondo me, è come tutti i casi che ha un attimo raccontato il consigliere poco fa, credo che è partito il comune, no? A dire, boh, c'è un problema, chiamo le associazioni, chiamo i volontari, cerchiamo di risolvere insieme. Esatto, essere. Partire così all'arrembaggio, perché poi oggi è Scala Cappuccini, domani magari sarà, anzi è già, Piazza Perugino, dopodomani un altro problema, allora noi siamo 20 e allora dobbiamo ognuno un'area. Vabbè, è chiaro che, cioè, che il coordinamento poi viene fatto dall'amministrazione, sì, sì. No, di queste cose qua. Questo è chiaro. È chiaro. Certo che, torno a ripetere, la città non è una cittadina, quindi le problematiche sono vaste, bisogna assolutamente attenzionare soprattutto alcune aree dove ci sono delle problematiche, ma sono delle aree anche conosciute, no? Purtroppo. E qua non dobbiamo negarlo, c'è anche un problema di civiltà, sì, spesso, sì, no? Certo. Nel senso che non possiamo, allora l'amministrazione comunale deve fare la sua parte, però è chiaro che anche i cittadini devono fare, perché sono delle aree veramente che hanno un problema anche di civiltà generale, no? Quindi io credo che qualche volta lei controlli più, magari una sanzioncina ogni tanto, ci sta anche questo, voglio dire, no? E poi il problema, poi magari chiudiamo se volete, ma insomma un altro problema che secondo me è importante è quello di avere anche le risorse, no? Perché ovviamente se il comune ha risorse per fare determinate cose, un esempio su tutto, su tutti, noi abbiamo poche guardie ambientali, nel senso che mi ricordo che ce n'erano due o tre, sì. Dopo con l'ultimo periodo del vice sindaco Polidori avevano integrato con la polizia locale, no? con altrettante più o meno, ma credo che questo sia una cosa da tenere presente, quindi trovare delle... Adesso io non so se sull'ultimo bilancio, siccome c'è un intervento sul personale, si riuscirà a tirare fuori qualche risorsa per il personale. Speriamo. Anche per quest'area. Auspico di sì, perché ce n'è la necessità. Ovviamente non c'è città di guardie che lavorano dalle 8 alle 2, chiaro. Che comunque lavorano, perché il problema spesso è la sera. È no? Chiaro, nei momenti in cui c'è meno anche. E lavorare anche sulla prevenzione, secondo me, cioè avere più personale permette anche di lavorare, no, non solo sulla, è importante anche la sanzione, però prima forse bisogna lavorare sulla prevenzione, no? Magari fare delle campagne per aiutare i cittadini. Ma diciamo, questo noi l'abbiamo richiesto anche alla CEGA, no? Soprattutto sul discorso del deposito di rifiuti ingombranti, no? Sì, c'è sì. Un servizio, molti non lo sanno che esiste questo servizio, no? E con l'app io avevo chiesto già ancora anni fa di pubblicizzare il più possibile, no? Non tanto per il triestino medio che generalmente lo conosce, ma sa, qua c'è un turnover, no? di lavoratori che vanno da fuori, eccetera. Sì, sì, sì. Ecco, magari fare una, l'avevo già accennato, fare magari una convenzione con l'associazione dei condomini, delle amministrazioni di condominio, perché in ogni condominio ci sia un prontuario su come portare a... questo l'avevo parlato con i dirigenti della CEGA già anni fa. Credo che questo potrebbe essere una cosa che, secondo me, da riprendere un attimo, magari fosse anche fatto in due lingue, ecco, tanto per dire, no? Però questo potrebbe essere, oltre a quella che spesso è anche appiccicata sul bottino della spazzatura, metterlo anche magari nei condomini. Nei, no? Portoni. Sì. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Guarda Roberto, buongiorno anche sugli ospiti. Prego. Buongiorno. Gugliotta, allora ho chiamato 2 settimane fa esattamente per il problema delle scale di accesso al mare da Barcola, da California al Bivio. Sì. Io volevo invitare la troupe di Tele4 in questi giorni, dalla Marinella in avanti, a mostrare, a fare un filmato e a mostrarlo all'assessore Lodi, dal momento che ha dichiarato che dal 1° giugno le scale, tutti gli accessi, tutti i lavori sarebbero stati finiti e consegnati. Quindi invito la troupe e anche l'assessore Lodi, che purtroppo dichiara date, e siamo comunque, non voglio citare l'esempio di tram e via, comunque siamo il 6 giugno, se montano le scale in settembre, in ottobre, servirà poco. Mi dica esattamente i punti. Il punto, allora, io frequento il bagno La Marinella, di fronte alla Marinella hanno montato 2 rampe di accesso non finite, tutto chiuso. Più avanti della Marinella una rampa sola. Indietro il California, non so, ma anche là tutto chiuso. Quindi basta fare un sopralluogo e ad accertarsi, a vedere con una giornata come ieri,
cioè, vede la situazione. 6 giugno. Va bene. Preso nota. Grazie a voi e un saluto. Grazie. Allora, grazie a lei, grazie. Io le dico esperienza diretta. Da Marinella in avanti non lo so onestamente, ma zona California ieri la scaletta funzionava. Io non sono andato al mare, ma ho accompagnato chi ci è andato, e chi ci è andato mi ha detto che ha fatto il bagno scendendo la scaletta regolarmente. Sì. Sto parlando di California, fine Topolini, California, quel tratto avanti, dove c'è il Molo G. Sì, io sono un frequentatore di Marco e riconosco molto bene la situazione. Poi da Marinella in poi, come ha detto, mi pare Roberto che ha chiamato, non ne ho idea, quindi magari andremo a fare un sollecito. Poi certo. Insomma, ci sono un po' di cose da mettere a posto, è chiaro che ci vogliono anche un po' di risorse, ma si sta facendo, voglio dire, no? Tra l'altro colgo l'occasione, proprio sul discorso, per esempio, dei Topolini, so che in terza circoscrizione hanno fatto una commissione apposita, perché là ci sono delle situazioni un attimino da sollecitare. Sì, faccio un esempio su tutto, il primo Topolino spesso bivaccano, perché è quello più nascosto, diciamo, no? Il primo verso città, diciamo. No? Sì, sì. Ecco, quello là adesso noi abbiamo, diciamo, predisponendo per illuminare i Topolini di sera, una richiesta che farà sicuramente la circoscrizione, ma soprattutto il primo farlo per immediatamente, perché là magari con una luce un po' cioè, la gente sta un po' più attenta prima di andare a fare, perché poi non è il bivaccamento in sé, è tutta la sporcizia, fanno la pipì, eccetera, eccetera. È lo stesso problema della Scala dei Cappuccini, nel senso bisogna lavorare soprattutto sulla prevenzione. Però dico che nell'ultimo bilancio che abbiamo discusso ci sono parecchi milioni di disavanzo, quindi spero che questi milioni, una scaletta, due, a barcola si possa mettere. Insomma. Io credo che lì più che la posa della scaletta sia, da quello che capisco dalla telefonata, il ritardo nell'apertura della scaletta nuova, perché il fatto che il Comune di Trieste avesse in mente di cambiare le scalette di tutta barcola era già anticipato in periodo invernale. Il problema, secondo me, si pone nel momento in cui chi ha chiamato poco fa ravvisi che al 5 giugno, ieri, perché oggi vediamo come va a finire, ma almeno a ieri, chi andava a frequentare barcola, e con le temperature che abbiamo ormai siamo in estate, seppur la definizione estate l'avremo solo fra 2 settimane, però chi va al mare, e ieri era molto affollato, non si trova nella possibilità di fare bagno. Sì, sì. Quindi al 6 giugno, con la stagione balneare che comincia ufficialmente il primo, con i servizi di salvataggio, cioè i bagnini, con le pulizie ordinarie estive, allora uno dice ok, mi dai la data, uno si parte, ma al 5 non ho la scaletta. Questo credo che sia il disagio subito da chi ha chiamato. Non so il caso specifico, però abbiamo presente. Tenere presente anche un'altra cosa, ne parlavo proprio con l'assessore l'altro giorno e mi ha confermato questa preoccupazione che avevo. C'è un grosso problema di approvvigionamento in questo momento. Faccio un esempio molto semplice. Noi abbiamo diverse situazioni di strade marciapiedi che dobbiamo ancora asfaltare, sistemare, eccetera. Non si trova l'asfalto. In questo momento l'asfalto è tutto concentrato sull'autostrada, sulla grande viabilità, e purtroppo non abbiamo a disposizione materiale per le piccole cose. Questo può anche succedere su altro, no? Voglio dire. Quindi purtroppo viviamo in una situazione un po' particolare e difficile. Io ho fatto impresa per 30 anni, ancora adesso ho dei rapporti con ex soci, eccetera, che si occupano anche di rappresentanze sia industriali che a uso civile, e sono in grossa difficoltà perché non arriva la merce. Allora, questo è un po' generale, ma per dire che ci sono delle problematiche che non riguardano solo l'appalto, l'appalto pubblico locale, ma molto più ampio. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Silvio, mi sente? Sì, prego. Sì, buongiorno. Sono Silvio Pacor. Buongiorno Silvio. Caro Silvio, pronto, buongiorno. Mi sente? Sì, prego, ci dica. Mi sente? Sì. Sono Silvio Pacor. E questo l'abbiamo capito. Prego. L'ex presidente della quinta circoscrizione. Sì. Volevo dire che... Sì. Allora... Ex presidente. Sì. Forse deve chiudere la TV perché sì, allora, Pacor, abbassi il volume del televisore, ci parli solo col telefono.
Come, scusi? Deve abbassare, azzerare il volume del televisore e parlarci solo al telefono, altrimenti non riusciamo a sentirci. Sì, solo un attimo. Non è tanto facile, ma adesso lo faccio. Bene. Deve abbassare, azzerare il volume del televisore e parlarci solo al telefono. Così forse ce la facciamo. Forse. Eccoci. Ecco qua, prego. Mi sente? Sì, ci dica, ci dica. Allora, io sono stato presidente della quinta circoscrizione per 20 anni fa, per 10 anni, sì, e ho potuto constatare veramente come il comune di Trieste in quegli anni c'è una vera e propria ristrutturazione del territorio, sia nelle piazze che nelle vie laterali di San Giacomo Barriera. Per cui diciamo che il comune allora fece veramente un ottimo lavoro di riqualificazione e a favore di tutti i cittadini. Il discorso delle sporcizie e del degrado è ovviamente un discorso innanzitutto di responsabilità civica dei medesimi cittadini che purtroppo trattano il territorio in maniera non confacente. Per cui c'è un sistema sicuramente da attuare in fase di prevenzione, ma anche di sanzione per chi sporca le strade, le piazze, eccetera. Perché non si può incolpare il comune di tutto, di quello che si fa, quando purtroppo l'incuria e l'inciviltà regna sovrana. E allora a questo punto io dico, ok, è un volontariato da parte di associazioni e anche da parte di consiglieri disponibili a pulire, tutto va bene, però è importante la repressione di chi sporca il territorio, perché è una cosa disdicevole. Ad esempio i centri di raccolta a Trieste sono 4, funzionano, non ci sono scuse per costituire nel territorio di Trieste delle discariche abusive. Ecco, questo secondo me è una cosa da dire in modo chiaro e netto. Per cui la responsabilità secondo me va anche attribuita anche alla circoscrizione. La presidente della circoscrizione deve, piuttosto che coordinare proteste varie, deve coordinarsi con il sindaco per mettere a posto il territorio. So che ai miei tempi nelle circoscrizioni di Altipiano, dove governava il centro-sinistra, con il sindaco di piazza i rapporti erano buoni. Per cui grazie, chiudo e arrivederci. Grazie, grazie, ciao. Grazie per questo contributo. Pellizzer. No, devo dire che quello che mi viene da dire, prima di incolpare e addirittura punire fortemente la cittadinanza, devo anche dire un dato che purtroppo è chiaro e si vede un po' in quinta circoscrizione. Prendiamo un esempio, e di questo è un dato che era venuto fuori in un consiglio circoscrizionale di qualche anno fa. Zona Piazza Ortis, Cavana e limitrofe, i passaggi di pulizia e anche Piazza Unità mi sembra sono pari a più di 10 al giorno. Ah. In una qualsiasi via della quinta circoscrizione avevamo in quel caso le vie limitrofe di via Rossetti, avevamo chiesto al comune, ne passano 2 ogni settimana. Questo è chiaro che fa sì che se uno va dalla quinta circoscrizione, passeggia e va in centro città, vede una differenza netta di pulizia e di decoro. Il problema che dico è, in zona Cavana, Piazza Unità, vabbè, è il centro storico, ma quante persone ci abitano? E quante persone ci abitano in quinta circoscrizione? Quindi, due pesi, due misure, a fronte di una questione anche demografica, no? Nel senso, la quinta circoscrizione ha più di 50.000 abitanti, è chiaro che 50.000 abitanti tutti assieme sporcano più di... Possiamo anche mettere turisti, tutto quello che vogliamo, delle vie del centro città. Certo. E di fronte a questo il comune deve prendersi le sue responsabilità. Certo. E vale anche di contrario, no? Nel senso che, allora, io non ho il dato ovviamente di quanti interventi vengono fatti in una zona o nell'altra, perché non ho il dato. Però è chiaro che dove c'erano più abitanti c'è anche una percentuale più alta di possibilità che di sporcare, voglio dire, no? Certo. Quindi vale anche l'incontrario, no? Nel senso che è chiaro che deve essere attenzionate le zone dove ci sono più abitanti, però è anche vero che c'è la più probabilità che evidentemente ci siano, come giustamente diceva anche l'ex presidente Paco, c'è sia una percentuale di incivili purtroppo. Sì, questo certo. Dobbiamo tenerlo da conto. Ma per questo torno sul discorso che facevo prima. È importante molto l'informazione, no? Dare la corretta informazione al cittadino
che sappia esattamente quali sono i comportamenti, ma anche ai tanti cittadini che magari non sono da sempre residenti qua, non hanno l'esperienza della città, non sanno come vengono gestite determinate cose, con numeri puntuali di telefono, perché se si chiama la CEGA, adesso, allora io premetto, sono uno che già all'epoca era contrario alla privatizzazione della CEGA, e questo lo ripeto perché vabbè, mi sono preso anche da bolscevico da qualcuno, questo, a parte questo, però è chiaro che il servizio funzionava molto bene. Adesso c'è una difficoltà, che ovviamente si lavora tutto sul call center, devi chiamare un call center a Bologna, a Padova, eccetera, e soprattutto per le persone anziane complica un po' la vita. No? Ecco, quindi io credo che sia importante dare un messaggio a tutti i cittadini, quindi non soltanto a cittadini che hanno disponibilità di avere un computer, un telefono, eccetera, ma un po' a tutti. E quindi l'informazione, anche da questo punto di vista, è importante. E poi, torno a ripetere, sia per il discorso che faceva Paco, sia per quello che faceva Pellicer, qualche guardia ambientale in più, ma non per forza per sanzionare, ma per dare anche le informazioni giuste al cittadino, secondo me ci sta. Prevenzione, comunicazione, sì, prima di qualsiasi sta, altra no, azione. Sì, sì. Secondo me. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, ritorniamo tra poco. La diretta 8 e 5 minuti di lunedì 6 giugno in compagnia di Alex Pellicer del Partito Democratico e di Giorgio Cecco della lista di piazza, entrambi in quinta circoscrizione, quella di San Giacomo per intenderci. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. La prego, mi sono una disabile che grazie al sistema che fa alla lanterna se può entrare da parte degli uomini che ti aiuta, sono una badante. Allora, tutto bene, sedia a disposizione. Allora, per andare in acqua il scivolo, che è meraviglioso, quest'anno non c'è neanche Calacanti, è abbastanza bene, 2 metri, 1,5 metri passà, se scivola matti, anche con ciabatte che non scivola, perché il muschio sola su tutto fino in acqua, quelle ultime poi dell'acqua non vedevo. Faccio presente che l'anno, adesso le uomini o disabili, c'è tanti papà con tanti bambini, perché adesso si usa portarsi dei fiori. Quindi se i bambini corrido, fino a che uno non si fa tanto male, lo manderà, perché hanno detto che devi essere bassa marea perché la macchina deve andare fino in acqua. Ieri, logico ieri era domenica, ma fino alle 10 era una bassa marea che non vedevo, ma non si può lavorare perché è domenica. E mi aspetta che si spacchi la schiena a qualcheduno. O perlomeno una gamba o un braccio, perché là c'è proprio un scivolamento che non vedo. Okay. È inutile aspettare, cosa aspettare? Sa che cosa aspetti? Non so cosa, bisogna far prima, e se no, come che fa Barcola, che scalivi se scivolava, quanto che poteva andare, buttava calze, quella roba bianca, là, il triestino di calcina, quella roba che da solo assorbiva il muschio, insomma devi fare in qualche modo. Dopo c'è i bagni disabili, novate le carte grandi per le mani, che poi servono per tante cose. E non c'è un cestino dentro il bagno, perché il bagno ha bisogno di un cestino, soprattutto chi che ha, non si cade la parola, ma ha due assorbenti, roba del genere. Okay. Vabbè? Grazie signora. Non me lamento tanto. Okay. E a parte la passione, che non so se qualcuno ha visto, le file che si fuori per questi fiori con le mamme, se tutto il muro di cinta esterna, quando chi aspetta, quando che arriva uno come me, che va dentro, mi dico che se potessi mi mangiassi, ma no, come se è possibile di fare in qualche modo per questa gente che aspetta? Oppure avvisarli di non dare quei bambini perché è a Barcola. C'è una disperazione, e per fortuna siamo triestini tutti in fila compatti. Sì, però sì, sì.
Grazie delle segnalazioni, signora. Adesso ne parliamo con gli ospiti, ma La poi prego faremo un perché passaggio sembra anche con sia l'assessore di riferimento. importante. Grazie, Grazie. 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 Beh, allora, il muschio che comporta diciamo, lo scivolo d'ingresso per i disabili essere scivoloso, poi mancano cestini e carta nei servizi igienici. Questo lo faremo presente. Per il resto, per fortuna, la signora ha detto almeno il resto va bene, nel senso che tutto abbastanza strutturato in maniera idonea sia a portata di disabile che per tutti gli altri. Le file fuori sono dovute ancora a un necessario contingentamento degli ingressi che al Peducin permane più o meno al 70%, mi pare che adesso vado un po' a memoria di quelli che sono i numeri per l'accesso al bagno. E la gente si mette, per fortuna, anche diligentemente in fila. Sappiamo però che se si mette in fila alle 11, alle 12, sotto il sole, con i bambini oppure persone anziane, magari è un problema. Qui non so se è possibile inserire una copertura, ma credo di no, onestamente. La vedo Sia, difficile penso che sia un anche io. qualcosa di difficilmente realizzabile, Perché anche penso che proprio il perché muro sia del sì. bene architettonico Poi insomma, protetto. faccio la relazione all'assessore, boh, adesso sono problemi di manutenzione, ma che conosciamo sia al Pedocin che al Topolini, insomma, comunque a Sì, per Barcola. rifarci la scaletta di Diciamo prima. adesso comunque, insomma, non so se è la stessa ditta, ma insomma ho altre forme di manutenzione, vediamo un attimo i risultati da valutare. Io ho già fatto, devo dire la verità, ho già fatto un quesito all'assessore Lodi, per esempio io avevo visto che più o meno il costo della pulizia del Pedocin era uguale al costo della pulizia dei Topolini e mi sembrava un po', perché ovviamente i Topolini sono molto più ampi rispetto al Pedocin, no? Quindi qua vediamo un po' il perché e il per come, magari all'interno di uno ci sono altri servizi, ecco, non lo so, ma ecco, sono magari cose un attimino che ho attenzionato l'assessore proprio per fare delle verifiche da questo punto di vista. Io vado col Pedocin, vado, ho tanti anni che non ci vado, ma insomma i Topolini sicuramente per il momento insomma, mi sembra bene, ci sono un po' dei lavori di manutenzione da fare generali, però come pulizia eccetera mi sembra che la cosa, poi devo dire, è iniziata l'altro ieri la stagione, quindi dovremo vedere in piena stagione, perché il problema sostanzialmente che abbiamo rilevato quasi sempre, la signora parlava delle rampe disabili, ma il problema è sulle scalette in generale anche a Barcola, di poi tenere la manutenzione, no? Perché poi si forma il limo sopra e non basta pulirlo all'inizio stagione, bisogna ogni 2 o 3 settimane fare la Esserci pulizia. sopra. Poi naturalmente penso che la parte, diciamo, femminile sia anche più usurata rispetto a quella Ah, sicuramente. maschile. Ah beh, Comunque sì, anche più parlerò affollata. con i colleghi consiglieri Della della quarta. terza, no, della quarta, sì, per il Pedocin, Sì. e anche della terza per Barcola Per prima. Barcola. Sì, la terza ti dico, c'è il discorso di questa commissione Topolini, per esempio, che secondo me si potrebbe intervenire attraverso la commissione, che stanno preparando un documento un po' generale sulla situazione di Topolini. Quindi magari c'è Leggo. proprio, uno proprio del PD, mi pare, a capo della commissione. Sì, mi sembra di sì. Cioè, quindi basta Cioè, contattare. nella terza Sì, circoscrizione. terza, terza. Leggo una mail, buongiorno, visto che in Scala Cappuccini c'è un edificio di uffici regionali, non si potrebbero mettere telecamere o un custode? Secondo me ci sono già le telecamere. Anche Credo di secondo sì, me, però. credo di sì. No, penso che ci siano già perché sono pa passo spesso e mi sembra di vederle. Ma non è un problema di telecamere, come sempre, parlavo prima, e anche per altri argomenti si tratta di lavorare sulla prevenzione, sull'educazione, su campagne di comunicazione. Le telecamere servono fino a un certo punto, abbiamo visto anche per casi ben peggiori rispetto a quello dei rifiuti, ci sono le telecamere, però questo non limita chi vuole fare qualcosa di sbagliato a farlo, insomma. Sì, poi dopo sono comunque delle zone al di là di questa, anche altre, come abbiamo visto, Piazza Garibaldi, per la quinta circoscrizione, eccetera, dove magari un passaggio in più dalle forze dell'ordine ci sta. Adesso si sono anche loro attenzionati, ma insomma, più che altro per prevenire, no? Ovviamente, come diceva Perizia, non tanto per sanzionare, ma proprio per prevenire. Poi la presenza in divisa ci sta Fa sempre, sempre un insomma, suo sì, fa effetto, sempre un no? effetto. Altra mail, buongiorno, non riesco a capire come mai in tutta la pineta di Barcola c'è solamente una doccia. Grazie e buona giornata, Patrizia.
una doccia. Sì, quella centrale, io... dopo quella il bagno. Vicino al bagno? Sì. Può essere? Sì, quella vicino ai bagni. Uno dei due bagni. Vicino ai giochi dei bambini. Ecco, io sì, questo sì. Non so se ce n'è una. Sì, sola. Mi pare che ce ne sia una. Ce ne sia, ce n'è allora, una io perché... Allora, io ho già passato, perché mi è stato richiesto di mettere un servizio igienico in più. Questo l'ho già passato ai circoscrizionali della terza. Però adesso, grazie alla modifica del piano regolatore, che ha modificato i baracchini che ci sono, adesso i baracchini hanno anche il bagno. Bagno, sì, sì. Quindi ci sono, c'è il bagno pubblico per quello dei baracchini. Però è un bagno pubblico, cioè non è la doccia, no? Nel senso, no, sono servizi igienici. Servizi igienici. Quindi su quello forse c'è un maggior numero di bagni. La doccia, secondo me, perché comunque la pineta ha avuto anche lì un boom di frequentazioni degli ultimi 2 anni. Che adesso veramente se si va nelle ore sbagliate c'è la gente di seconda, terza, quarta perché fila. Perché non c'erano i baracchini prima. Esatto. Baracchini non chiama bagnate, bagnate chiama doccia. La serie. Okay. Però possiamo far presente una che doccia magari in più. Rivalutare una doccia. Più. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? Timido o timida. No. Domanda... un attimo perché le sto accumulando, ecco qua. Buongiorno, i politici se fanno volontariato lo fanno una volta prima dell'elezione di solito, invece si potrebbe utilizzare migliaia di residenti, di richiedenti, chiedo scusa, asilo che non fanno nulla tutto il giorno, spendono il loro reddito di cittadinanza in bar, telefoni, vestiti e la notte girano ubriachi. Scrive un telespettatore per spingere al volontariato, non vuole commentare. No, non commento anche perché il reddito di cittadinanza non c'entra niente in questo caso. Sì. Boh, sono cose che vengono richieste periodicamente in trasmissione, no? Quindi, diciamo che sicuramente si può ragionare su alcune situazioni come questa per utilizzare anche un discorso di servizio sociale, ma insomma. Questo però bisogna un po' ampliare, ma il senso che facevo prima con le associazioni di volontariato, no? Certo. Ci sono delle convenzioni col comune che si possono utilizzare appunto volontari o altre persone per fare dei servizi ausiliari, no? Sicuramente. Mm-hmm. Secondo me se un percorso di volontariato è inserito nel percorso di integrazione o di insomma di avvicinamento alla cittadinanza. Anche la presenza del richiedente asilo, sì, esatto, ci può stare, però deve essere inserito, non tipo è forza lavoro da utilizzare gratis così. No, però per esempio io mi ricordo perché ne avevo parlato, così visto che andiamo un po' borderline, ma insomma ci sono anche appunto il discorso degli immigrati, degli stranieri, eccetera. Per esempio ci sono delle strutture come la Caritas che sicuramente riescono a fare un servizio di integrazione in qualche modo, anche gli fanno fare qualcosa. Altri che invece sono un po' abbandonati, no? Quindi anche qua dipende un po' dalla struttura che gestisce un po' queste cose qua, no? Secondo me. No? Questo può valere anche a livello di altro tipo, no? per esempio. Sul disagio sociale, no? Abbiamo avuto problemi di baby gang, per esempio, no? Magari anche là, coinvolto su un discorso sociale un po' più ampio, no? Anche sul disagio giovanile. Sicuramente può essere interessante, discorsi che anche con l'assessore Griglia abbiamo fatto altre volte, chiaro. Sicuramente degli interventi che saranno comunque da prendere in considerazione, anche perché un po' cambiato il mondo anche da questo punto di vista, anche questo è un po' da tenere l'attenzione alta. Altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno Bernardo e i tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, buongiorno. Il consigliere Tremul ti ha mandato delle fotografie di stanotte di qua dei puffi. Sì, le ho viste. Le hai viste? Ecco, se puoi mandarle. Non ho ben capite perché è un po' buio, però dovrebbe esserci stato. Cos'è, un intervento dei vigili del fuoco? Sì, hanno dato fuoco a una macchina che meno male non era diciamo quella abbandonata, però in intervento di due inquilini, uno conosco il nome, Vladan, e un altro hanno rischiato, sono corsi giù, è stato un botto che sembrava un colpo di pistola, proprio un grande colpo ha fatto. Sì. E questa era verso l'una. E hanno cercato di spegnerlo, però non riuscivano, insomma, quel poco che hanno fatto. Poi sono arrivati i pompieri, fino alle 3 sono andati avanti, meno male che non hanno preso altre macchine. E il soffitto la crollerà, hanno aggiustato un pezzettino e là prima o dopo ricrollerà, venite a riprendere se potete e ci sarà ancora la macchina là. Ma scusi, i vigili del fuoco non hanno portato via la macchina? Non credo, no, non credo. Cioè hanno solo spento l'incendio, messo un po' in sicurezza e basta?
Penso di sì, perché la macchina per me sarà ancora là, perché io sono, noi siamo andati a spostare la macchina che noi al di fuori, che, però vicino c'erano macchine normali che si usa, che la gente usa, e meno male che questi inquilini hanno cercato, rischiando, però hanno cercato di fare qualcosa. Un fumo nero fino a sopra, una puzza entrata in casa, vabbè. Questa è una cosa, poi l'altro giorno anche mia Maua, c'è mia Cataruzza, hanno dato fuoco, questa è una cosa. Seconda cosa, è inutile che l'ho fatto tanti lavori, che vado a controllare il giardino di Borgo San Sergio e Miaforti, che i giochi sono pericolosi, specialmente gli scivoli, quelli lunghi e la scaletta. Se qualche bambino si fa male, là è proprio ruggine, è sì. Tutto in fuori il ferro. Questa è la seconda cosa. Terza cosa, il signor sindaco mi ha promesso al parroco di asfaltare dove è la chiesa proprio, che c'è l'oratorio, che c'è la sacrestia, la chiesa, tutta la parte della chiesa. Adesso inizierà il centro estivo dei bambini, anche la rivetta dove vanno dentro il campo di basket, è pericolosissimo. Due settimane fa c'erano le cresime, i tombini sono tutti alzati. Là, se qualcuno cade, specialmente le vecchiette quando la sera, rosario, tutto quanto, si fa veramente male. Okay. Male. Ecco. Comunque qua sotto sarà, penso, no, la macchina non credo che l'hanno portata via. Va bene, l'hanno lasciata là. Bisognerà sentire l'ater, proveremo a sentire il presidente Novacco. Ecco, ma non so se saprà ancora, non so, boh. Ma tanto qua, guarda, anche il sindaco ha detto, verrò io col mio amico Novacco, col mio amico presidente Novacco a vedere cosa? Che qua prima o dopo ci danno fuoco a tutte, daranno fuoco a tutte le macchine che sono là. E una con i vetri tutti rotti, che si ai bambini va dentro la palla, magari per prenderla ci tagliano. Ma dai, su, siamo proprio abbandonati del tutto, abbandonati. E si paga l'affitto, paghiamo 26 acqua per un giardino che non si bagna, perché non si bagnano, non è che 26 euro sull'affitto per via dell'acqua esterna. E chi la usa l'acqua esterna? Nessuno. Ecco, comunque questo anche del soffitto dei parcheggi è molto importante, sì, perché sì. Se la signora dei gatti che va a dar da mangiare i gatti, passano i bambini per andare sopra nel giardino e può cadere da un momento all'altro tutto. Okay. È molto molto pericoloso, Bernardo. Grazie. Grazie signora, grazie. Grazie. Io ringrazio Corrado Trembul per avermi mandato le foto che abbiamo visto, in realtà ce ne sono più di queste due, alcune altre le stiamo caricando, sono anche un po' mosse. Qui vediamo proprio il momento in cui questa notte c'erano i residenti in strada nel posteggio del comprensorio delle case dei Puffi. E in fondo, insomma, in secondo piano, la camionetta dei Vigili del Fuoco con poi anche proprio gli operatori dei Vigili del Fuoco, questi due che hanno il cappello, probabilmente durante o poco dopo l'intervento qui c'è un po' di fumo e quindi si evince come le operazioni che loro hanno svolto proprio lì sotto questa tettoia per spegnere l'incendio si erano o da poco concluse o erano in corso con l'ausilio di altri colleghi. Ringrazio nuovamente il consigliere Trembul, questo è il mezzo che verosimilmente ha preso fuoco e che è stato in qualche modo poi almeno il cui incendio è stato poi spento per arginare eventuali problemi ad altri veicoli. Come poi sia andata a finire lo capiremo nel corso della mattinata, ne abbiate pazienza, essendo qua in diretta con gli ospiti non posso stare al telefono con i Vigili del Fuoco e quindi sarà un lavoro che faremo dopo in redazione. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere solo una cosa. Prego. Ai nostri ospiti. Sì. Allora, telefono da Gorizia, sì. Ci sono ma tantissimi appartamenti dell'ATER completamente vuoti perché non sono a norma di legge e l'ATER non ha i soldi per metterli a posto. E hanno risposto, visto poi quante persone sono in lista per avere un appartamento, che praticamente l'ATER con la Regione si dovrebbe incontrare ogni 10 anni, invece questa volta sono già passati 15 anni che non si sono mai incontrati. Questo proprio parlato con una persona che lavora dentro all'ATER a Gorizia. Sì. Cosa pensano di fare? Perché ci sono proprio 6, 5, 4 abitazioni, cioè fino che la persona anziana, perché sono tutti anziani quelli che abitano dentro, va bene, ma poi non li possono affittare perché non sono a norma. Certo. Ok, adesso ne parliamo con gli ospiti, signora. Sarebbe da sentire gli enti di riferimento, insomma, dare una risposta da parte mia è molto difficile, però è un tema sicuramente. Questo no. Sì, sì. Questo
No, dico, è un tema sicuramente da approfondire, anche con poi gli enti di riferimento, la regione, lo stesso Certo. comune potrebbe sapere, adesso vediamo anche chi Buona sarà il giornata e sindaco. grazie della cortesia. Grazie a lei, Grazie a voi, grazie. la Arrivederci, buona giornata. situazione. Prego, Cecco, poi Pellizzer. Sì, è una situazione che aveva fra l'altro in parte trovato anche il presidente Novacco a Trieste, no? Poi ovviamente bisogna mettere a disposizione delle risorse. Possiamo sentire il presidente dell'ATER di Gorizia un attimino qual è la situazione. Le risorse passano attraverso la regione, per cui è da capire un attimo per quale motivo non si riesce a mettere a posto. Diciamo che la situazione abitativa in linea generale va un po' rivista, lo sappiamo. Però bisogna capire quali sono i programmi, i progetti anche a Gorizia. Io conosco un po' di più Trieste e so che appunto il Presidente si sta muovendo molto su questo, fra l'altro con il discorso del bonus 110 ha fatto un lavoro importante e ha riqualificato tante aree, no? È chiaro che, sai, il discorso tu ripeto, non conosco la situazione specifica di Gorizia, ma sai, a Trieste quando hai a disposizione, non lo so, 3.000 o 2.000 appartamenti e hai 8.000 richieste, non è così semplice, no? No. Poi è anche vero, io mi ero trovato a fare questa discussione con l'allora Buonanima Collavitti, che lui era nel collegio dei Dei revisori revisori, sì. dell'ATER, e avevo detto: Mara, voi mettete tante risorse a disposizione per costruire case nuove, ma poche per la manutenzione, no? E lui mi diceva che sono due poste che ovviamente non, sono completamente separate e non dipendono ovviamente dall'ATER locale. Quindi magari qua bisogna fare una riflessione un po' più ampia a livello regionale per capire un attimo la situazione sui territori, no? Capisco il problema che ha sollevato la signora, ma nello specifico bisogna un attimino capire appunto l'ATER goriziana piuttosto che gli interventi regionali, come si possono sistemare da questo punto di vista. Insomma, una battuta invece su quella di prima la faccio, sulle case dei Puffi. Case dei Puffi ovviamente è una situazione, rispetto a tutto il resto di Borgo San Sergio, è una situazione un po' diversa, cioè proprio là ci sono delle criticità anche di disagio generale importanti, lo sappiamo, e sono conosciute, e quindi sicuramente anche là da prendere con le pinze. Tra l'altro, già l'altro anno, comunque non tantissimo tempo fa, il presidente Novacco ha asportato tutta una serie di macchine depositate là, se vi ricordate, quindi c'è un lavoro da fare. Io più volte mi sono trovato a fare anche come associazione dei sopralluoghi sul posto, anche per valutare tutta la situazione delle piane dietro, poi la nostra idea era quella di sistemare anche il discorso delle piane, magari dare alcuni di questi terreni proprio in gestione magari a chi si trova in disagio, no? Ecco, quindi non una cosa anche sociale, non puramente che vado a farmi l'orto, ecco, no? Quindi questo era un discorso molto più ampio, che Sicuro. sicuramente va coinvolto anche il latte, perché quella è una presenza importante, però è una situazione critica quella, è molto particolare, Certo. come più o meno rispecchia quella che è magari nelle case ATER di Valmaura. Sono due situazioni che nelle altre case ATER non si trovano, sono quelle proprio Un po' specifiche, no? specifiche, sì. Sì, esatto. Pellizzer, poi Sì, andiamo una alla telefonata. velocissima battuta anche su questo. Purtroppo è una situazione di disagio. Spero che sia attenzionata anche, e spero che magari questa telefonata arrivi anche al sindaco e alla giunta, perché credo che chi abiti lì, i residenti delle case dei Puffi, come anche Borgo San Sergio e tutti i luoghi periferici un po' della nostra città, hanno il diritto di poter vivere bene in una casa e in un quartiere decente, come deve essere un quartiere di Trieste, ecco. C'era il problema delle macchine che poi sono state asportate. Questo è un problema secondo me simile. Bisognerà capire cosa è successo. Sicuramente è sintomo di qualcosa che non va, no? Ricordo che durante la scorsa campagna elettorale il candidato sindaco Francesco Russo era andato più A volte Borgo San a Sergio. Borgo San Sergio a portare l'attenzione su questa tematica. Ovviamente le elezioni le ha vinte il sindaco di piazza, adesso sta a lui far sì che questo non diventi un tema dimenticato, perché tante volte in tanti anni queste tematiche qua passano un po' in sordina rispetto ad esempio ad altre tematiche importanti, ma
che prendono poi tutto lo spazio, ad esempio le crociere, la scala cappuccina, eccetera. Però questi qua sono, secondo me, sintomi importanti da controllare, analizzare e risolvere. E spero che succeda. Scusa, solo una battuta veloce, perché cioè, Perizia è giovane, no? Ma io mi ricordo ai miei tempi cos'era Borgo San Sergio. Sì, chiaro. E cioè, comunque il sindaco di piazza ha rivoluzionato, sicuramente ha aiutato da tutta una serie di situazioni, però Borgo San Sergio, io per tanti anni ho fatto interventi per quanto riguarda il settore immobiliare. E credetemi, cioè, la richiesta immobiliare in Borgo San Sergio è alta, quindi vuol dire che la qualità della vita rispetto a quella che mi ricordo quando ero ragazzino io è completamente cambiata. C'è proprio quella situazione specifica da prendere in considerazione, secondo me, perché nell'insieme Borgo San Sergio, il fatto ci sono casette, c'è comunque una situazione buona in linea generale. Quindi questo, come in altre parti, è da tenere presente le singole situazioni per poi riuscire ad integrare nel contesto generale, no? Volevo fare un'ultima battuta, ma sì. Se c'è una telefonata. No, dobbiamo andare in pubblicità più che altro, okay. Adesso. Quindi allora facciamo così. Sentiamo la telefonata, poi andremo in pubblicità. Sentiamola subito, così non attende troppo. Buongiorno. Ah, buongiorno carissimi, buona giornata al conduttore e agli ospiti. Buongiorno. Volevo fare un'osservazione. Sono perfettamente, assolutamente d'accordo con il past president di circoscrizione, il signor Pacor, il quale prima ha delineato perfettamente la situazione di quello che si può definire il sudiciume di alcune aree e di alcuni servizi a Trieste, e lo ha fatto senza peccare di ipocrisia. Ipocrisia che oggi, secondo me, è una malattia tipica di molti politici ed è anche molto grave, perché è adito alla non risoluzione dei problemi. E faccio una premessa per continuare il discorso, che chiuderò entro un minuto. Se io uso il servizio igienico e lo lascio sporco, il servizio rimane sporco. Questo succede anche al Senato, nel Palazzo del Comune e anche nella reggia di Balbor di Elisabetta. Quindi se si sporca, rimane sporco. È impossibile avere un servizio di pulizia e controllo 24 ore su 24 di tutti i siti che sono soggetti a sudiciume. E quindi l'unica soluzione proponibile è proprio quella formulata da Pacor e che io condivido, e cioè progettare controlli mirati con personale efficiente. Colpire i colpevoli con sanzioni pesanti e con diffide talmente grosse da costringerli a ripensare 10 volte prima di lordare di nuovo il bene pubblico, e creando situazioni inaccettabili per tutti i cittadini, chiaro. Quindi, secondo me, credere al buon senso, al cosiddetto senso civico, all'educazione, oggi è una barzelletta che non fa altro che favorire questi responsabili di atti deprimenti che in questo momento sono in ascolto magari e se la ridono. Quindi sì a regolamenti punitivi, a controlli mirati e a sanzioni. Secondo me non al volontariato, perché il volontariato non è una figura giuridica e non ha un potere sanzionatorio. Ancora finisco con alcune domande brevissime al signor Cecco, domande specifiche alle quali spero rispondi. Ci sono guardie ambientali sul terreno comunale del Carso, da Opicina a Basovizza? E se sì, quante sono? E poi, cosa fa il comune per evitare lo scempio di queste aree carsiche? E cosa si aspetta a cominciare la bonifica della discarica di Trebiciano, che ha decine di migliaia di tonnellate di rifiuti tuttora e che costituisce tuttora una fonte permanente inquinante per le acque del sottosuolo carsico? Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie, andiamo in pubblicità, poi la risposta a queste domande, le altre mail che sono anche di parecchi minuti fa, andremo a leggerle nel corso della prossima mezz'ora, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Alex Pellitzer e di Giorgio Cecco in quinta circoscrizione, rispettivamente con Partito Democratico e Lista di Piazza. Cecco, la domanda dell'ultimo telespettatore era rivolta soprattutto a lei in merito alle guardie ambientali e alla discarica di Trebiciano. Sì, una breve risposta che poi abbiamo molte mail. Sarò rapido. Quanto riguarda le guardie ambientali, avevo accennato prima, no? Nel senso che ci sono troppe poche guardie, quindi sicuramente non si riesce a fare un territorio tutto sommato
vasto come può essere una città, no? Quindi c'è bisogno di incrementare i guardi ambientali, non credo quanto riescono ad andare sul caso le guardi ambientali triestine, non so se ne esistono negli altri comuni, ma la vedo difficile. Poi, come dicevo prima, c'è il discorso dei volontari, che per quanto riguarda almeno la mia stazione sono volontari riconosciuti da prefettura eccetera, e quindi sono in divisa e quindi hanno un'azione importante. Non siamo riusciti ancora a crearli sul territorio, però per esempio questa è un'idea che io ho da anni, e con una rete che sto creando e che abbiamo creato di tante associazioni, forse riusciremo anche a avere delle guardie ambientali sì volontarie, ma comunque riconosciute. Per il resto devo dire che sollecito nuovamente per il fatto che c'è la necessità di avere più guardie ambientali a Trieste, perché possono verificare un po' tutto il territorio. Su Trebicciano mi informerò su questo, perché non so gli sviluppi dell'ultimo periodo, so che ci sono stati fatti alcuni anni fa dei monitoraggi per poi gestire la situazione, ecco, su questo mi informo, perché in questo momento non so come sta procedendo la cosa. Andiamo a leggere una mail che su Barcola dice: volevo confermare che dal California al Bivio l'accesso al mare è possibile solo al Bivio. Al California i bagnati scendevano al mare scavalcando reti transenne di divieto. È ancora da rifare la pavimentazione per il ripristino attorno agli alberi rispetto alle radici. Perché non hanno iniziato prima? Sono rimasta malissimo da come venivano decantati i lavori, ero certa fossero stati ultimati. Se finiranno per questo inverno saremo fortunati, complimenti, scrive Serena in maniera ovviamente sarcastica circa gli interventi a Barcola per ultimare il lungomare, scalette, Porfido e altri lavori, al fine di presentare la stessa Barcola pronta per la stagione in cui viene frequentata dai bagnanti. Altra mail dice: il turismo, dicono, è il nostro presente e futuro. Promuovere e abbellire la città dovrebbe essere un imperativo logico. Le fontane su tale argomento sono una parte importante nel contesto architettonico, eppure molte sono o senza acqua o degradate. A Barcola, per esempio, avevamo 20 anni fa una fontana che di sera faceva addirittura giochi d'acqua accompagnati anche da colori diversi. Non voglio ricordare la fontana di Via Azionità, perché questo abbandono, un saluto Gino. E quello delle fontane è un altro tema. Sì. Io ho visto che sul bilancio sono stati in quel cosiddetto maxi emendamento da 900.000 euro, erano state dedicate una somma alle fontane, non so sì, se sì, potranno sì, bastare sì. Per poter riattivare o ristabilire. Sì, ci sono in alcuni casi dei problemi tecnici, ad esempio in Piazza Unità mi sembra sia proprio un problema tecnico di tubature del sistema. Sì, perché parlavano di mettere delle pompe perché non riuscivano. Esatto. Quindi là bisognerà fare dei lavori. Certo, su io, come dicevo prima, ho la fortuna di essere giovane, ho visto la fontana di Barcola, è sempre stata uguale per me, non ho visto. Però sicuramente si potrebbe fare meglio sempre, questo è chiaro. Bisogna poi vedere quali sono le economie. Io spero che si faccia qualcosa. A titolo personale, sono appena tornato da un paio di giorni che ero per motivi personali a Roma, e nonostante tutto quello che si può dire di Roma, e anche le dimensioni diverse di una città, certo che le fontane fanno la loro parte. Non solo le fontane, diciamo, monumentali, di cui Trieste ne abbiamo alcune. Ad esempio, so che anche quella di Piazza Ponte Rosso è chiusa. Spero che la riaprano e così via. Io parlo anche di fontanelle. Cioè, a Roma, se fai 300 metri, ogni 300 metri più o meno hai una fontanella per dissetarsi. Ovviamente si tratta di altre dimensioni, altre quantità di turisti, eccetera. Però secondo me è anche un lavoro su questo. A Trieste non siamo messi malissimo da questo punto di vista, devo dire la verità. Però si può migliorare. E credo che migliori proprio la vita della città, anche per i mercatini, no, che ci sono. Avere una fontana agibile, ad esempio, so personalmente che fino a 3 anni fa c'è stato un periodo abbastanza lungo in cui le fontane di Piazza Perugino non funzionavano. Adesso le hanno un po' rimesse a posto, però ci sono sempre problemi, magari continua a gocciolare, non scende bene. Quindi secondo me è un tema su cui il comune dovrebbe porre un po' più di attenzione. Ok, Cecco? Boh, sì, sarà da fare una riflessione su questo, dobbiamo però considerare ovviamente che le risorse sono quelle, capire quali sono le priorità, e dopo dobbiamo anche pensare che l'acqua è un bene molto molto importante, sprecarlo, perché purtroppo è anche questo, no? Bisogna fare dei sistemi per cui non venga sprecata l'acqua, perché se io apro la fontana
per fare così con le mani, dopo la lascia aperta è chiaro che c'è uno spreco d'acqua. Quindi bisogna fare una valutazione un po' più generale da questo punto di vista. Come abbiamo visto in questo periodo c'è stato mesi di siccità, cose mai successe anche nella nostra regione, che sicuramente possono portare dei problemi grossi, quindi molta molta attenzione sull'acqua. Io sono d'accordo nel ripristinare più possibili fontane sempre in base a un sistema generale di risorse. Ci sono altre, secondo me, priorità, una su tutte, che dove la CEGA sta già intervenendo, ma non è concluso, non sono conclusi gli interventi, è quello di rivedere la rete idrica, perché ci sono ancora delle percentuali di spandimenti della rete idrica importante. A livello nazionale siamo quasi a sfiorare il 50%, e qua, per quanto siamo più virtuosi, comunque siamo intorno al 40%. Credetemi, 40% di acqua sprecata è tantissimo, e quindi noi dobbiamo lavorare affinché venga sprecata meno acqua possibile, e dopo penseremo anche alle fontane, che sicuramente sono importanti, però io credo che interventi sull'acqua siano prioritari in questo momento anche altri. Il turismo ovviamente può essere uno dei volani di sviluppo della città, su questo siamo d'accordo tutti, credo. Telefonata, sentiamo che linea, buongiorno. Nato sono di nuovo io, volevo replicare il signore là, non so chi è, che qua dei Puffi siamo gente anche per bene che abita, compresi gli stranieri, e sì, qua sì, sono sì. pieno di appartamenti vuoti. Qua dove abito io, nel mio portone, da 64 siamo arrivati in 30-32 tra gente morta e un paio che sono andati via. Quindi qua e queste case sono calcolate case residenziali. Qua siamo gente normale che abita, vengono dal di fuori a fare danni, non siamo gente delinquente. No. Ecco, io sono un'ex statale, ci sono i carabinieri che abitano, c'è un vigile urbano, sono gente a posto, che vengono dal di fuori a fare i danni, a noi dà fastidio. Le macchine, venga a vedere quante hanno portato le macchine, ma quante hanno portato via? Venga a vedere quante macchine sono abbandonate, una con i vetisotti, una più nell'immondizia, poi c'è un camper di una che non abita qua, è messo qua, vengono qua e lasciano tutto qua. Ma cosa stiamo noi? Non so. Okay, non capisco okay, questo. Certo, sì, e poi sì, bisogna chiarire questa cosa. Avete visto se la macchina come il soffitto? Riprendete il soffitto dall'inizio alla fine, quel soffitto verrà giù, è già venuto giù dei calcinacci e qualcuno resterà là sotto. Ecco, perché ieri sera anche che ha piovuto, i pompieri c'erano, veniva giù tutta l'acqua e quel soffitto verrà giù. Però noi non siamo calcolati, pieno di appartamenti, c'è gente che aspetta. In caso mia figlia, dico la verità, ha 3 bambini e lei è solo in 5, sta in una casa piccola. E sono appartamenti con 4 camere, 3 camere, e sono i lavori se li farebbero loro internamente, non hanno problemi per questo, però niente, le case sono ferme, okay. È meglio così? E così sia. Grazie, signora, grazie. Grazie Bernardo. Buona giornata. Scusa un poco, ma non posso sentire, che insomma, qua non è che sta gente delinquente. Ma no, chiaro. Ci mancherebbe. Ecco. E poi la parrocchia che ha promesso che l'asfaltava è pericolosissima. 2 settimane fa c'era la cresima, era pericolosissimo. Adesso comincia il centro estivo, i bambini si cadono, si fanno male. I giochi dei bambini sono pericolosi. Ma dai, sono rotonde. E fanno vedere Piazza della Borsa, Piazza Unità, le rotonde e basta. Dai. Andiamo avanti. Grazie, buona giornata. Grazie, queste sono di nuovo le foto di questo incendio a Borgo San Sergio. Invito i telespettatori ad attenersi a una telefonata a testa al giorno, altrimenti diventa un po' un'anarchia. Del problema poi credo che sia informato un po' tutto il comparto che può intervenire, da CEGAS a Vigili del Fuoco, eventualmente anche anche l'ATER, a seguito di questo incendio. Quindi credo che chi di dovere potrà anche considerare se il muro è pericolante, certo. E di asportare il mezzo lasciato che è stato diciamo intervento dello spegnimento del fuoco. Sì, probabilmente hanno solo messo in sicurezza, no? Prima non so come sia andato, onestamente, ma certo. Potremmo fare un approfondimento. Altra telefonata, buongiorno. No. Prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, sento parlare di pulizia, di decoro urbano, di questo, quell'altro. Io da un po' di tempo faccio questa segnalazione, che sicuramente Tele4, il dottor Gugliotta conoscerà, quel famoso deposito di immondizie all'ex cosiddetto Gigi Ranch,
sulla vecchia 202. Sono anni che noi sappiamo, anche da un servizio di Tele4, chi è stato a depositare quell'immondizzaio. Nome, cognome, numero di targa del mezzo che utilizzava per andare lì, e sono 4 anni che quella scena orribile è ferma lì. Io chiedo, ma al comune, cosa bisogna aspettare per pulire quel posto? Perché ci sono, ho visto io, non con i camioncini perché è praticamente sparato, ma qualcuno si ferma con un secchio di qualcosa, prende e butta lì, perché ormai è un deposito, è una discarica a tutti gli effetti. Allora sono anni che il comune ci dice sappiamo chi è. Allora qual è la finale di questa storia? Chi andrà a pulire lì? Ecco, tutto qua, grazie e buona giornata. Lei, poi grazie, il cittadino Sozzone, questo è chiaro. Grazie. Sì, grazie. È un po' di tempo che abbiamo questa segnalazione di incuria nei confronti di quell'area. Sì, ci sono delle aree, no, questa, ma c'è quella famosa via di Peco a Borgo San Sergio, piuttosto che altre, dove non è facile perché c'è di mezzo anche la magistratura, più volte c'è l'avvocatura del comune, eccetera. Noi siamo riusciti in alcuni casi, mi ricordo anni fa, via Valerio, dove c'era un ex cantiere, avevano posto a deposito un sacco di cose e poi alla fine quel pezzo di terreno avevo tipo 16 eredi, con un complicato, non si trovava nessuno a Trieste, quindi sono passati 2-3 anni, poi è intervenuto direttamente il comune. Però sono tempi lunghi in questi casi, no? Quindi è da capire un attimo qua, non entro nel merito del particolare perché non conosco, però torno a ripetere, so per esempio via di Peco dove c'è di mezzo la magistratura, per esempio, perché sono materiali anche pericolosi, diventa un po' complessa la cosa, ma anche di competenza, perché per esempio là c'è una parte comunale, una parte delle autovie, quindi comunque diventa un po' complesso, no? Anche fare la sorveglianza. Altre mail che ci arrivano, domanda a Giorgio Cecco. Sono Claudio Visintin, che conosco il grande lavoro fatto di fare ambiente del responsabile coordinatore triestino. Giorgio Cecco chiede un suo parere sul potenziamento della centrale nucleare di Kursko ventilato nei giorni scorsi. Grazie e buon lavoro. Commento suo, anche suo dopo da parte. Okay. Prego. Io mi ripeto perché sono cose che ne parliamo da anni. Io credo che soprattutto in un momento come questo, in cui la questione energetica è più che importante, lo vediamo, basta vedere le ultime bollette che ci sono arrivate. Io credo che la questione energetica debba essere trattata e vista in questo momento in un ambito più vasto. Quindi trattare la questione energetica con i paesi vicini, secondo me, è importantissimo. Allora, per quanto riguarda nello specifico la centrale del Kursko, noi anche come associazione abbiamo detto più volte, per noi è stato un errore il referendum nucleare perché ha fermato la ricerca sul nucleare. Su Kursko noi abbiamo ovviamente alcune perplessità perché siamo in una zona comunque sismica con varie cose. Però continuiamo a comprare l'energia dalla Francia, per esempio, che comunque è energia nucleare, e abbiamo a 100 km Kursko, quindi subiamo tutto quello che c'è da subire nel caso succeda un incidente, ma non abbiamo nessun vantaggio. Allora, già anni che diciamo, facciamo un accordo, ragioniamo su Kursko in modo da avere dei nostri referenti all'interno, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, magari abbiamo anche un guadagno per quanto riguarda l'approvvigionamento. Ecco, questo si è tentato in alcuni casi, ovviamente non è facile trattare questo argomento, ci saranno tipo degli stati generali, comunque so che sta organizzando l'assessore regionale Scocimarro proprio sulle questioni ambientali e anche energetiche con i paesi vicini, credo questo può essere un primo passo importante, che non vale solo per la centrale del Kursko, vale per i gasificatori piuttosto che per altre cose, per riuscire a fare una politica, una strategia comune. Questo è per quanto riguarda il discorso energetico generale. Per quanto riguarda il nucleare, io credo che si può pensare a un nucleare nuovo, pulito, eccetera, però i tempi sono lunghi, quindi sicuramente non succederà niente domani mattina. C'è una spinta importante della regione per quanto riguarda l'idrogeno, per esempio, anche questo a livello infraregionale, infranazionale, quindi importantissimo questo discorso di allargare tutta l'idea ai paesi vicini.
perché la questione energetica diventa importantissima. In questo momento gran parte dell'Europa, con l'Italia in primis, ma vediamo anche la Germania, non sono attrezzati in questo momento per gestire la situazione al meglio, perché non ha approvvigionamenti propri e quindi non ha una, non dico dobbiamo avere, essere autonomi al 100%, ma una certa autonomia dobbiamo avere. Noi abbiamo puntato come Italia molto sulle rinnovabili e va benissimo, in questo momento però dobbiamo sì vedere al futuro che può essere spinta più possibile sulle rinnovabili, soprattutto ragionare sulla ricerca, sul nucleare e altre cose, idrogeno, quello che c'è, però sono tutte a lunga scadenza. In questo momento noi non abbiamo alternative che ragionare sul mix energetico. Ho capito. Un mix energetico più possibile, che sia ovviamente la percentuale più alta di rinnovabili, però anche qua non possiamo ovviamente mettere, fare parchi fotovoltaici dove dobbiamo fare il grano, perché anche questo voglio dire, stare molto attenti. È di moda, e poi chiudo il discorso, l'agrofotovoltaico, non so se avete sentito parlare, ma è un abbinamento tra il fotovoltaico e quello che è l'agricoltura sostanzialmente. Sono fatte le proposte anche alle zone in questo senso, credo che potrebbe essere un'idea su alcune aree. A chiudere, io direi che si potrebbero usare invece per fotovoltaico e cose di questo tipo aree industriali dismesse, oltre a ovviamente tutte le coperture degli edifici dove si può intervenire. Pellizzer. Ma io allora di base sarei anche d'accordo allo sviluppo della tecnologia nucleare e a un ripensamento in Italia, però come sempre ci sono i pro e i contro, no? Nel senso tutti vogliono avere la centrale, o tutti insomma, ci sono tante persone che magari pensano che sia necessario il ritorno al nucleare, però come vengono gestite poi le scorie? Siamo in grado, perché poi tutti magari dicono ma sì, facciamo la centrale nucleare, però nessuno vuole il deposito di scorie. Con le nuove generazioni devono superare questo problema. Sì, no, poi quelle di nuova generazione so che riutilizzano le scorie anche di quelle di più vecchia generazione, quindi è tutto un circolo. Ma lo stesso problema c'è anche col fotovoltaico, l'energia eolica, perché ok, l'energia fotovoltaico, però ovviamente poi ci troviamo con i campi, come abbiamo visto. Certo. Oppure l'eolico e poi ci troviamo le pale che rovinano. L'eolico qua non funziona, no, non qua sappiamo. No. Però in altre zone d'Italia si è utilizzato molto l'eolico e si vede, cioè ha un impatto forse più visivo, no? Che sì, anche sì, un po' di rumore. Quindi pro e contro. Per me va bene. Adesso in questo momento storico abbiamo visto come è necessario essere autonomi energeticamente. Purtroppo questo tema è un tema che andrà a impattare fortemente nei prossimi anni, nelle nostre vite. Io non penso, allora, se noi iniziassimo a pensare a una centrale nucleare in Italia, non la vedremo prima di 10 anni o 15, perché bisogna ricominciare tutto un sistema che si è bloccato. Per quanto riguarda Kursko, io non ho lo ammetto di non avere le competenze per dire se quella centrale è a norma, non è norma, è pericolosa. Io sento da sempre parlare che abbiamo a pochi chilometri questa centrale nucleare. Per fortuna non è mai successo nulla e penso che siano anche insomma, persone competenti che la gestiscono. Poi gli incidenti ovviamente capitano, però quello che secondo me è importante è una collaborazione tra i paesi e anche vedere come adesso so che è stata data un parere negativo da parte dell'Italia all'ampliamento di questa centrale nucleare. Come recepirà la Slovenia questo parere? Certo. Il nostro è solo un parere, diciamo, consultivo? Sì, non è vincolante. Non è assolutamente vincolante, è un parere che non sposterà assolutamente allora, il problema. Piuttosto controlliamo che se deve essere costruita una nuova parte, che venga costruita. Secondo utilizziamo l'Europa crismi, per certo, far sì che dei protocolli vengano attuati e dei protocolli che prevedano una sicurezza al 100% per la cittadinanza e per i paesi vicini. Sì, per questo dicevo era importante non fermare la ricerca, no? Ma in tutti i campi. No? Vi ho l'esempio, adesso mio figlio è stato un anno in Finlandia e ha potuto vedere anche fisicamente sta cosa, per esempio là adesso loro usano sfruttare le onde marine anche, sì, con delle boe, no? E quello, cioè, per esempio quello qua potrebbe essere un'idea, no? Dico, piuttosto che caricare di pale eoliche e fotovoltaico, no? Quindi sicuramente c'è un'evoluzione per quanto riguarda la tecnologia, sì, energetica, certo, che io credo bisogna assolutamente tenere presente, ma sono cose che se ne parlano da anni e che purtroppo poi prima che vadano a regime, io sono stato relatore tanti anni fa
a Pordenone sull'argomento che era la fusione a freddo, no? Per esempio. E io mi ero posto il problema, io sono un tecnico, sono un ingegnere, un fisico, no? Mi sono posto il problema, sì, però vale perché adesso si sta in qualche modo lavorando a livello militare o a livello di grandi aziende, ma se non me lo porti nel singolo condominio, quale c'è? L'utilità è limitata, no? Perché devi avere un disco, perché se tu hai una piccola centrale che puoi portarlo a casa senza nessun pericolo, dobbiamo usarlo anche nel condominio, perché sennò che senso ha, no? Chiaro. Qua si è tutto fermato il discorso, quindi ragionare, però se noi ragioniamo adesso andremo a regime fra 20 anni, no? Certo. Allora se noi su questo ragionamento lo facevamo, come abbiamo più volte sollecitato 20 anni fa, probabilmente non eravamo in questa situazione. Ormai è andata. Sentiamo un'altra telefonata, siamo verso la fine di questa prima parte, buongiorno. Buongiorno, mi scusi tanto, io volevo chiederle un'informazione se è possibile. Questa notte a Luna, qui della casa dei Pupi, non solo io ma tante altre persone hanno sentito, c'era un forte odore di plastica. Sì. Dopo 10 minuti sono arrivati i pompieri. Sì. Visto che l'altro giorno hanno dato fuoco a un cassonetto e tagliato le gomme, non vorrei che cominciassero a dar fuoco a cassonetti e cose varie, non so cosa possa essere, però l'odore di plastica era molto forte. Ma da quello che ci hanno detto è stato un incendio, non so se doloso, colposo, onestamente non lo so, a un'auto che era là, un'auto di quelle abbandonate che si trova nel posteggio coperto sotto la tettoia di Borgo San Sergio, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere queste fiamme. Quindi a prendere fuoco tettoia, è stata un'auto, probabilmente dentro aveva delle parti di plastica che hanno fatto fuoriuscire quell'odore sgradevole. La ringrazio tanto, mi scusi. Grazie, e un'altra cosa, immagini. Passa armi a uno e all'altro. La ringrazio, arrivederci. Grazie a lei, buongiorno. Abbiamo ancora una mail. Solo una piccola domanda: per la rotatoria di Largo Pestalozzi hanno fatto il cambio di senso di marcia della via Santo Gavardo, mi piacerebbe sapere il perché, è molto pericoloso perché tanti automobilisti non la rispettano. Sonia Pellizzer, quella sì, rotonda fatta apposta per sgravare, certo, il traffico dopo la chiusura della galleria. È una rotonda che è stata fatta per ovviare al problema della galleria, a quanto dalle parole, io riporto le parole dell'assessore, ci ha detto che è un periodo questo di sperimentazione e valutazione, quindi probabilmente se ci sono, anzi grazie alla cittadina per aver segnalato questa sua criticità, la porteremo come segnalazione in circoscrizione per far sì che i tecnici poi gestiscano. Io penso che comunque bisognerà avere un attimo di pazienza perché è un periodo in cui si cerca di trovare la soluzione migliore. Si sperimenterà come funziona. Sì. Fra l'altro noi abbiamo fatto una specifica mozione a suo tempo proprio per cercare di risolvere il problema con questa rotatoria che comunque, torno a ripetere, è provvisoria. Ha fatto una mozione proprio il consigliere Ciani, fra l'altro, che è stata poi votata all'intero consiglio perché ovviamente il problema c'è. Adesso queste segnalazioni possono essere utili, sì, anche all'assessore stesso per vedere eventuali, se ci sono eventuali modifiche da fare. È momentanea. Sì, certo. Grazie a entrambi per essere stati con noi, grazie a Alex Pellizzer del Partito Democratico a e a Giorgio Gecco della lista di Piazza in quinta circoscrizione. Sono le 9, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Bene, ritorniamo in diretta a 9.3 minuti in compagnia di Daniela Pallotta, candidata a sindaco per Duino Risina con la coalizione di centrodestra e sindaco uscente ovviamente a Duino Risina. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie. Questo nostro percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia, che come abbiamo fatto notare ai telespettatori si è concentrato in particolare su Gorizia, Monfalcone e con oggi anche Duino Aurisina, avremo anche il candidato Gabrovez nei prossimi giorni, e vuole essere modo per far conoscere i candidati, soprattutto a Gorizia ce ne sono 7, li abbiamo conosciuti nel corso di queste giornate, li conosceremo ancora gli ultimi in questa settimana.
Proprio perché il giorno 12 giugno si andrà al voto per rinnovare le amministrazioni locali, come i comuni già citati più altri in Friuli Venezia Giulia, e fare un'idea un po' più chiara ai nostri telespettatori su quelle che sono le proposte dei vari candidati. Sindaco, lei ovviamente nel segno della continuità vorrà dare seguito a quelle che sono le attività già cominciate in questi 5 anni, in particolare cosa? Beh, sicuramente ci sono 2 o 3 punti del nostro programma che sono fondamentali. Prima di tutto quello che riguarda il parco paleontologico. Abbiamo avviato un importante accordo con la Regione, la Sovrintendenza e il Comune proprio per lanciare finalmente questo parco paleontologico. Ovviamente è una cosa che non, cioè la creazione di un parco non è una cosa veloce. Come un po' tutti sanno, il parco nell'area del villaggio del pescatore è un'area privata, quindi bisogna prima acquisire le aree. Oggi siamo pronti per questa operazione, prima bisognava fare una perimetrazione, una zonizzazione per quali aree vincolate o quali non vincolate, ma che cosa entra nel parco e che cosa non entra nel parco, quindi un percorso lungo. L'idea e il progetto presenta delle peculiarità importanti. Innanzitutto l'idea è quella di creare un parcheggio nella zona di San Giovanni in Tuba, dove abbiamo questa bellissima basilica. Da lì poi partirà un mezzo probabilmente elettrico, questo sto dicendo quando tutto sarà concluso. La creazione nella vecchia casa Adis, una ristrutturazione completa per creare un parco, un museo del dinosauro, e poi proseguire passando l'abitato del villaggio del pescatore per arrivare alla lente fossilifera. Quindi questa è un po' l'idea di creazione del parco. Lo stiamo facendo con la Regione e soprattutto con la Sovrintendenza, e questa è una cosa fondamentale del mio programma, perché io ritengo che bisogna far uscire dall'autostrada i turisti e farli fermare a Duino-Risina. Oggi già il numero di giorni di permanenza è aumentato rispetto a una volta. Una volta i turisti passavano a Duino-Risina, si fermavano pochi giorni, poi proseguivano per la Slovenia e la Croazia. Oggi si fermano di più, questo è già un bene, però ecco, bisogna rilanciare questa parte del dinosauro, è una cosa veramente di grande richiamo. C'è stato adesso apro chiudo una parentesi, visto che mi ha menzionato comunque il turismo e le attività d'attrazione, c'è stato un riverbero in questi giorni, anche estivi, diciamo come clima, di arrivo delle navi, di arrivo dei turisti, anche con i mezzi differenti in aereo, sì, eccetera, anche a Duino-Risina, cioè, lo avete notato, perché oggi una pagina del Piccolo, con anche le dichiarazioni del presidente Federalberghi, dice pieno il 95%. Duino-Risina ha avuto questo impatto? Sì, assolutamente sì. Mm-hmm. Abbiamo visto proprio l'arrivo di turisti. Per quanto riguarda le navi, noi abbiamo soltanto la Retusa che si ferma e che fa sbarcare i turisti, quindi soltanto una, ma chissà che un domani non si possa aspirare ad avere anche se i nostri porti hanno un pescaggio più basso, e quindi bisogna fare delle valutazioni. Ovviamente non potremo far arrivare come a Trieste navi così importanti, però il turismo sì, si sta muovendo, gli alberghi sono pieni, le spiagge, sono passata proprio ieri a fare un sopralluogo nella nostra Castelreggio, la spiaggia è piena e quindi la stagione è avviata. Quando poi c'è da prendere a riferimento quel grande polo che è Porto Piccolo, sì, come sta andando in questo momento? Bene, visto che il periodo, sì, Covid è stato duro anche per loro. Sì, è stato duro, però devo dire che la gente cercava un po' la spiaggia un po' più isolata, sì, quindi più, insomma, sì, diciamo che noi abbiamo offerte diverse, quello che è importante è che rimangano diverse, nel senso che c'è la spiaggia di Porto Piccolo di un certo tipo e poi c'è la nostra spiaggia a Castelreggio. E Castelreggio abbiamo aperto la stagione l'1 giugno, come mm-hmm. previsto, visto dall'ordinanza da me emessa, quindi l'ordinanza a terra, la stagione apriva l'1 giugno, anche se gli stabilimenti balneari avevano tempo fino al 10 giugno di partire, però ovviamente dall'1 dovevano organizzarsi con il servizio di soccorso, di primo soccorso, i bagnini, e così è stato, quindi okay. Siamo partiti, ieri sentivo alla televisione i prezzi che ci sono in giro, io direi che da noi insomma si paga
16 euro una piazzolina con lettini e due lettini e un ombrellone, c'è un prezzo poi dedicato ai nostri residenti che è 13 euro e sentendo ieri la Riviera sì, Romagnola piuttosto che in Liguria o in Calabria e Puglia quando si parla di 53 euro io sono felice di poter offrire ai miei cittadini un servizio anche a questo prezzo in una spiaggia meravigliosa. Bene, bene. Senta, 5 minuti prima della pubblicità, lei ci ha menzionato uno dei punti, quello del parco paleontologico. Altre sì. priorità? Beh, altre priorità, beh, sicuramente ci sono tutto il discorso che riguarda la scuola, noi uh-huh. abbiamo un impegno che è quello di riuscire a creare un polo scolastico nuovo, abbiamo tantissimi punti del programma che riguardano le opere da avviare. Abbiamo 7 milioni di opere pronte a partire, purtroppo perché non sono partite? Innanzitutto perché abbiamo dovuto scegliere le cose più urgenti di emergenza, quindi la rotatoria Trenoci era urgente, era l'incrocio più incidentato di tutta certo, la regione. Sì. Adesso partiremo fine stagione anche con tutta una serie di lavori di partiremo, insomma, se tutto va bene, se no lo farà chi sarà al posto mio. La rotatoria della Baia di Sistiana, anche questo okay. è un punto nevralgico, è un'area di viabilità su cui dobbiamo intervenire, ma ovviamente faremo passare la stagione, come anche la rotatoria di Cernizza. Altri punti, noi abbiamo innanzitutto inserito un punto che è quello ancora di riorganizzare gli uffici, li abbiamo trovati senza alcune posizioni organizzative, quindi li abbiamo un po' riorganizzati, dovremmo assolutamente assumere due persone, due dirigenti o due titolari di posizione organizzativa, uno per il demanio e uno per quello che riguarda la parte giuridica, demanio marittimo, perché siamo un comune costiero con una fascia costiera importante e questo sarà importante farlo subito per poter poi programmare meglio la stagione. Ecco. Okay. Quindi scuola, lavori pubblici e personale. Sì, personale, poi ci sono tantissime cose che abbiamo inserito sul programma, come appunto tutto quello che riguarda il turismo, tutto quello che riguarda l'ambiente, la viabilità, ci sono tante cose. La giunta itinerante, abbiamo pensato di inserire questo punto che è importante perché il dialogo con i cittadini è sempre stato un po' il punto fermo della mia amministrazione, quindi mai facendo calare le decisioni dall'alto ma sempre condividendo con i cittadini facendo dei tavoli. Ecco, quindi questo sicuramente è un punto su cui vogliamo puntare, cioè fare qualche volta proprio gli incontri nelle frazioni, come sa ne abbiamo tante, non è un comune composto da una città ma siamo 16 frazioni, tutte con lo stesso valore e quindi tutte da sentire, da ascoltare. Ecco. C'è qualcosa di questi 5 anni che un po' recrimina in termini di attività portate avanti, magari non andate come lei desiderava o che hanno avuto dei ritardi o che sono state gioco forza annullate, cioè, c'è un qualcosa sì. che lei dice ok, questi 5 anni ho imparato da questo inciampo sì. in un'opera, in un'attività, ho sì. imparato che bisogna seguire in un altro modo, c'è un aspetto che un po' recrimina? Ma sì, allora quello che mi dispiace di più è di non essere riuscita a far partire la piazza di Aurisina, però a breve, io penso proprio tra oggi e domani uscirà la gara, quindi è tutto pronto. Diciamo che è ovvio che mi sarebbe piaciuto di più riuscire a farla partire e cominciare i lavori, però ci sono stati 2 anni di Covid, hanno creato grandissimi problemi per l'aumento anche dei prezzi, abbiamo dovuto rivedere tantissime opere, tantissimi progetti. C'è la caserma di Borgo San Mauro dove come sapete apriremo un ricreatorio con un progetto di co-housing, c'è la Lega Nazionale dove abbiamo ricevuto 750.000 euro, ci sono tantissime opere pubbliche che non per causa nostra, ma ecco, mi sarebbe piaciuto far partire. È chiaro che
Dall'altra parte invece al villaggio del pescatore, anche lì progetto di maggior urgenza e emergenza era creare le barriere antiingressione marina, avevamo un paese che andava sott'acqua, quindi da una parte non siamo riusciti a far partire Aurisina ma è pronta, dall'altra abbiamo concluso opere che erano attese da veramente 20 anni, tra questi anche la piazza del villaggio. E in Italia normalmente un'opera pubblica sta anche 10 anni per partire, in meno di 4 abbiamo costruito e rifatto completamente la piazza del villaggio. E ecco, se da una parte c'è stato un problema di aumento dei prezzi eccetera, insomma abbiamo comunque fatto realizzato l'altra piazza al villaggio e ci sono veramente tante cose pronte per partire. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci prendiamo una breve pausa, ritorniamo tra poco per andare a vedere altri punti del programma del candidato sindaco Daniele Pallotta per Due in Aurisina. Ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia del candidato sindaco di Due in Aurisina, Daniela Pallotta, che è appoggiata dalla coalizione di centrodestra. Centri estivi, è il periodo giusto, insomma, questo. Abbiamo visto anche a Trieste, ci sono posti, ma le domande sono sempre molto alte. Come vi siete strutturati a Due in Aurisina e quali sono le prospettive anche per i prossimi 5 anni in caso di vittoria per migliorare questo servizio e arricchirlo? Certo, allora noi abbiamo avviato già un po' di anni fa un progetto molto innovativo, un progetto di cui sono molto orgogliosa, che è il centro estivo diffuso. Cosa significa? Noi facciamo un avviso pubblico al quale partecipano tutte le associazioni sportive e culturali di volontariato del nostro comune. Quindi l'offerta del comune di Due in Aurisina è veramente vastissima, il comune di Due in Aurisina dà un contributo in modo che le associazioni possano offrire i loro servizi, quindi facciamo lavorare tutte le associazioni che sono tutti i circoli velici, nautici, sportivi, ma anche quelli che fanno pallavolo, coloro che offrono qualunque tipo di possibilità per i nostri bambini. E quindi con un prezzo calmierato il comune riesce a dare un contributo, ma la scelta è ampissima, non è solo un centro estivo come si faceva una volta, che al villaggio del pescatore in una scuola il comune organizzava un centro estivo per fasce d'età diverse. Con questa grande collaborazione con tutte le associazioni noi abbiamo veramente un mondo associativo importante, che è veramente una cosa bellissima, perché tutti offrono servizi diversi per i bambini più piccoli, c'è la fascia dei piccolini per i quali c'è la nostra Proloco Mitreo che fa un servizio e l'anno scorso è stato molto apprezzato, siamo andati anche in overbooking. Perché i bambini sono stati portati veramente anche al mare, anche a vedere le cave e la pietra, dove ecco, altro punto del nostro programma importante, la realizzazione anche del museo delle cave e della pietra. E quindi tornando ai nostri bambini ma anche ai nostri ragazzi c'è un'offerta veramente molto molto vasta, abbiamo avuto tantissime domande e ovviamente appena finisce la scuola si parte. Subito si parte. Sì. E c'è poi anche la possibilità di attrarre non soltanto i residenti o i corregionali ma anche eventualmente i turisti a fermarsi grazie a quelle attrattività. Certo. Due in Aurisina è riuscita nel tempo a sviluppare. Sì, certo, certo, ecco anche questo di cui parlavo, il Museo delle Cave della Pietra, ne sa, noi siamo il paese della pietra, la pietra di Aurisina per me è la più bella del mondo, insomma una pietra resistente, una pietra che si presta a tantissime lavorazioni, la bocciardatura, sono una pietra veramente unica, tant'è che è in tutto il mondo. E quindi anche questo rappresenta un punto forte del nostro programma, che è caratterizzato da innovazione e tradizione. Quindi tradizione per tutto quello che riguarda le attività che sono tipiche del nostro territorio, e in questo vorremmo anche avviare assieme al nostro sportello che abbiamo creato, l'InfoLab, un matching tra domande e offerte in modo che i ragazzi che vogliono conoscere questo mestiere ma anche altri possano incontrare quella che è l'offerta delle aziende sul territorio, ma anche imparare mestieri nuovi, un po' antichi, ma che secondo me vanno veramente insegnati ai giovani perché possano proseguire e restare nella storia.
C'è una mail che ci arriva da un telespettatore. Nella prima sessione di Sveglia 3 si è accennato a un 40% di perdite idriche nella rete civica, comprendente anche Aurisina. Preso atto che al momento lasciamo scaricare a mare circa 100.000 tonnellate al giorno di buona acqua dai rami del Timavo di Duino e che quest'acqua potrebbe essere utilizzata per usi civici, industriali e agricoli, evitando anche l'abbassamento della falda isontina, cosa ne pensa il Comune di Duino Aurisina riguardo alla possibilità di proporre a livello europeo un nuovo acquedotto accessorio che sfrutti queste acque indirizzandole verso Trieste e Monfalcone? Un simile progetto sarebbe sicuramente di grande effetto anche nel contesto ambientale, scrive Enrico. Ok, beh, ringraziamo Enrico. Allora, noi abbiamo a Duino Aurisina una parte di cittadini con Acegas, APS AMGA, una parte di cittadini con l'acquedotto del Carso. Allora, l'acquedotto del Carso, proprio neanche un mese fa ci siamo incontrati, questa è una società che è, di cui le quote siamo proprietari il comune di Duino Aurisina, il comune di Sgonicco, il comune di Monrupino, e abbiamo il presidente, l'ingegner Lucchesi, ci ha fatto presente qual è la situazione e è stato fatto un grandissimo lavoro sulle perdite, quindi abbiamo ridotto tantissimo le perdite con l'acquedotto. Non solo, ma lo faremo sapere a breve, ma lo posso anticipare, abbiamo avuto anche un riconoscimento molto importante sia per la qualità dell'acqua, ma sia anche per la gestione delle reti idriche. Sicuramente le dispersioni, come dice lui, Enrico, si potrebbe sicuramente anche pensare ad un progetto europeo perché anche abbiamo ovviamente, ecco, il comune di Duino Aurisina fonda la sua economia anche sull'agricoltura, quindi potrebbe essere sicuramente una bella idea. Ecco, magari attingere qualche bando. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, prego. Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno. Io vorrei porre una domanda al sindaco di Duino Aurisina, sono Giulia. Sì. Dunque, io ho sentito tante cose belle per i bambini, per il turismo, tutte queste cose qua. Vorrei chiedere per gli anziani cosa hanno in programma di fare. Ok, sì. Grazie. A voi. Prego, buongiorno, signora. Buongiorno signora, sì, grazie per questa domanda. Allora, non trascuriamo nessuna fascia d'età. Per quanto riguarda gli anziani, lei sa che nel passato c'era il soggiorno anziani, un servizio veramente molto richiesto e molto apprezzato. Purtroppo l'abbiamo dovuto sospendere nei 2 anni di Covid, ma l'abbiamo già inserito anche nel nostro programma, quello di organizzare viaggi per gli anziani. Era un progetto che avevo seguito anche a suo tempo come assessore alle politiche sociali e andavano ad Abano Terme, poi avevamo cambiato luogo, destinazione, però è sicuramente anche questo nei nostri programmi, di ripartire anche già con settembre organizzando un viaggio per gli ultra 65 anni. Poi nella caserma di Borgo San Mauro è previsto sì il ricreatorio per i bambini, ma anche un importante servizio, che è quello di trovare una sala a disposizione anche delle persone meno giovani, diciamo, che possano per esempio trovarsi lì a far quattro chiacchiere. So che abbiamo anche un gruppetto di signore che lavorano al tombolo, ma anche per leggersi il giornale e ritrovarsi e anche fare qualche piccola festa. Quindi a Borgo San Mauro, non appena partiamo con i lavori della ristrutturazione della ex caserma della finanza, vorremmo inserire anche questo. E poi riprendere anche, sempre sospeso causa Covid, e il giorno della Befana noi facevamo un bellissimo pranzo con tutti gli anziani. Allora, la signora sicuramente è giovane, perché sento dalla voce, però c'erano persone per esempio che non uscivano da tanto tempo, e con questo pranzo che organizzavamo il 6 gennaio riuscivamo a portare fuori persone che era da tanto tempo che non uscivano per un pranzo. Quindi anche questa è una cosa molto importante. Poi per quanto riguarda invece situazioni particolari, c'è il progetto della casa di riposo. Come sapete, abbiamo approvato in Consiglio Comunale all'unanimità un partenariato pubblico-privato che prevede la realizzazione di una nuova casa di riposo. Questo progetto ha punti forti molto importanti, e tra questo per esempio c'è il fatto di realizzarla sempre lì nello stesso posto, quindi creando poco disagio agli anziani, costruendo un'ala nuova e trasferendoli e poi rimettendo a posto l'ala vecchia. Ecco, questo invece è un servizio per gli anziani, e si creerà anche un nucleo Alzheimer.
Purtroppo il progetto Alzheimer doveva essere realizzato nella caserma della polizia di Malchina, poi il progetto è stato un po' abbandonato e si è pensato di creare, di lasciare in quel posto i ragazzi del centro educativo occupazionale, i nostri disabili, e quindi bisogna ripensare all'Alzheimer, perché è una patologia, è vero che l'età viviamo di più, però bisogna anche pensare alle famiglie, e ne ho viste tante distruggersi con... tenendosi a carico una persona con questa patologia, quindi bisogna aiutarli e stargli vicino, e quindi creeremo anche un nucleo Alzheimer. Più in generale sul, diciamo, pacchetto eventi che possono riguardare tutte le fasce d'età, che siano estive, che siano natalizie, insomma, che struttura, che impronta le piacerebbe dare per i prossimi anni, anche in virtù dell'esperienza di questi cinque? Allora, innanzitutto uno che è quello, è un po' un sogno, no? Allora, noi avendo queste frazioni così diverse, a me piacerebbe che ci fosse maggior unità, perché io a volte invidio i comuni in cui, per esempio, si fa una festa unica e attorno a quell'albero di Natale ci sono tutti. Io comprendo che ogni nostra frazione ha le sue specificità, però ecco, quello che è un mio desiderio è l'idea di unità. Quindi io ricordo 20 anni fa che alle feste fatte a Borgo non venivano gli abitanti magari di Aurisina e viceversa. Oggi fortunatamente questo è passato e superato. Noi avevamo creato anche un servizio di trasporto, perché ovviamente è un comune di 47 km quadrati, quindi non è un piccolo comune, no? Siamo il 30° comune per numero di abitanti in regione, quindi io mi orgogliosamente dico non siamo un comune minore. E quindi ecco, gli eventi mi piacerebbe, ma noi abbiamo già realizzato in questi 5 anni eventi che sono un po' per tutti, quindi c'è il teatro che è un po' più dedicato alla fascia dei più anziani, magari il teatro, il cabaret, e poi la musica con anche delle serate rock che abbiamo fatto per i ragazzi che hanno collaborato in questo, anche la consulta giovani eccetera, e poi anche il cinema per i bambini con i cartoni. Lo abbiamo fatto anche questo un po' diffuso, proprio perché appunto vogliamo arrivare in tutte le frazioni. Quello che dicevo prima è bello, perché si potrebbe fare qualcosa in cui, che unisce un po' tutti. È stato così anche Carsi Art, che è stato il nostro festival molto importante, internazionale, eccetera. Però ecco, ci piace anche l'idea di andare in ogni frazione a portare eventi un po' per tutti. Poi parleremo anche di altri aspetti come quello del sociale, che sicuramente è una componente anche grossa nel comune di Duino Risina. L'ultimo minuto prima della prossima pubblicità, avvio un argomento che poi completeremo anche dopo, tutto ciò che riguarda invece sport e cultura. Sì. Cosa c'è nel programma elettorale, cosa si può continuare a fare o modificare rispetto a quanto in questi anni avete già come giunta e come centrodestra realizzato? Sì, allora posso rispondere ora? Sì, 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 cominciamo allora, adesso, poi certo, ci interrompiamo fra un minutino. Innanzitutto per lo sport ci aiuta molto il territorio. Certo, senz'altro. Cioè abbiamo un territorio meraviglioso, quindi tutta la fascia costiera con tutte le società nautiche, sportive. Noi abbiamo il progetto Mare Mori e Sailing, che è un po' il cappello di tutte le attività che abbiamo fatto per quello che riguarda il mare, che vanno da attività di pulizia dell'ambiente, ma soprattutto attività sportive. Le società nautiche nostre offrono la possibilità dalla persona che ha la barca da tanti anni, che magari va a pesca, ma anche dalle regate molto importanti. Abbiamo campioni nazionali, abbiamo campioni di vela e attività per tutti. Dall'altra parte abbiamo per esempio anche la pista di plastica, come sa, è diventato centro Fisi. A me piace sempre dire che in settembre nel comune di Duino Risina penso siamo l'unico comune che la mattina puoi fare una sciata in pista di plastica e il pomeriggio andare a fare il bagno, ecco, quindi sicuramente una peculiarità. Ma quello importante, sì, quello importante. Sì. Dobbiamo andare in pubblicità, poi parleremo anche del, diciamo, discorso cultura e del sociale, nonché altri argomenti nella prossima mezz'ora, tra poco.
Riprendiamo la diretta, 9:33 minuti di lunedì 6 giugno, manca una settimana per scoprire chi sarà il candidato Arduino Risina che otterrà diciamo, la carica di sindaco fra Daniela Pallotta, oggi nostra ospite, candidata Arduino Risina con la coalizione di centrodestra, e poi ci sarà Igor Gabrovez, candidato con la coalizione di centrosinistra, che avremo ospite nei prossimi giorni, e anche lui esporrà il suo programma e le motivazioni che l'hanno spinto poi a questa candidatura. Con Daniela Pallotta proseguiamo nell'esplorazione del programma elettorale. E, capitolo culturale, visto che di solito sport e cultura si legano, sì, essendo poi anche intrecciati dalla possibilità di legare assieme due certo, argomenti che con gli eventi riescono a viaggiare di pari passo, c'è qualcosa di particolare che le piacerebbe portare a Arduino Risina? Sì, allora come dicevo prima, il nostro programma ha un filone che segue un po' tradizione e innovazione. Mm-hmm. Perché innanzitutto, come dicevo prima, noi abbiamo delle specificità importanti, per esempio quello che riguarda le cave, i cavatori, la pietra. E per quello che attiene la cultura, abbiamo previsto di organizzare degli eventi, e a breve si riaprirà Cave Vere, degli eventi nelle cave. Abbiamo assistito in questo mandato a un evento organizzato in Cava Romana che era veramente spettacolare, anche perché le cave, non so se lei ha avuto modo, ma se no la invito a venire a vedere, le cave hanno sono meravigliose, cioè quando lei entra in queste cave e guarda in alto queste pareti di pietra, da un lato inquietanti pensando a quando venivano con il treno a lavorare e facevano questo duro lavoro che durava tutto il giorno e poi rientravano con i treni, ecco, è un lavoro duro, un lavoro importante, però ha fatto conoscere la pietra d'Arisina in tutto il mondo. Adesso riapriremo il bacino Ivere e ci piacerebbe realizzare nella cava uno spettacolo o alcuni spettacoli. Un'altra continuerà il Festival Carsi Art con tutti gli spettacoli che abbiamo già organizzato, ovviamente con un nuovo cartellone di spettacoli nuovi, e poi abbiamo previsto anche il Festival della Dama Bianca, quindi abbiamo fatto anche una domanda di contributo per questo. Come sa, c'è questa leggenda, mm-hmm, della Dama Bianca, abbiamo il castello di Duino che è secondo me il più bel castello che c'è, e con queste pareti, queste falesie a picco sul mare, sì. Non so se lei si ricorda, c'era una volta Luci e Suoni a Miramare. Come no, sì, ricordo, ma c'è stato un periodo in cui c'era Luci e Suoni anche e lo potevamo vedere dal mare. Ecco, a me piacerebbe riportare questo evento a Duino, Arduino Risina, e organizzare magari con un'imbarcazione proprio di poter vedere la storia della Dama Bianca dal mare. Questa è una cosa che ci piacerebbe molto fare. C'è poi tutto il capitolo del sociale, sì. Le persone molto spesso si rivolgono ai servizi sociali dei comuni della propria, insomma, nell'ambito della propria residenza per vedere, se non risolti dei problemi, almeno un supporto da parte dell'ente pubblico nei momenti di maggiore difficoltà. Certo. Le chiedo, prima delle proposte per migliorare questo servizio o per dargli continuità, quelle che secondo lei sono state le peculiarità dell'attività sociale del Comune di Arduino Risina? Sì, allora innanzitutto abbiamo passato un periodo molto difficile che è quello della pandemia, quindi sicuramente tutta l'area del sociale assieme alla protezione civile è stata impegnata tantissimo da questi 2 anni che ancora oggi hanno ripercussioni, e il servizio offerto dalla nostra assistenza, dal nostro servizio sociale è stato eccellente per quanto riguarda la pandemia, ma anche per quanto riguarda i servizi che da sempre offriamo. Sicuramente c'è il centro educativo occupazionale, che è questo centro di avviamento al lavoro che si trova a Malchina, ma che i ragazzi, dove i ragazzi fanno una bellissima attività di tutti i tipi, dalla realizzazione dei mosaici, dal tenere bene il giardino, da organizzare dei viaggi, ecco, questa è tutta una serie di attività che vengono offerte a questi ragazzi che sono veramente eccezionali anche la cooperativa che assieme al nostro servizio sociale li segue. E poi c'è
c'è tutta una parte che ha impegnato il servizio sociale, che è stata la riforma del welfare, quindi la riforma soprattutto degli ambiti. Noi eravamo ambito 1.1 assieme a Sgonico e Monrupino, dopodiché con questa importante riforma, io di questo ringrazio molto l'assessore Riccardi e anche il presidente Fedriga, perché hanno accolto la nostra domanda. Io sono presidente della conferenza dei sindaci, ma che dell'ambito Carso Giuliano, ecco, ringrazio perché abbiamo potuto mantenere questo ambito separato dalla grande città, non perché non vogliamo stare con Trieste, ma perché le specificità di Trieste sono, della grande città, sono diverse da quelle dei paesi più piccoli o dei comuni più piccoli. Quindi è stato importante quindi che nella nostra regione ci siano due ambiti e non uno soltanto, quindi uno Trieste e uno l'ambito Carso Giuliano, con i comuni di Sgonico, Monrupino, Duino Risina, ma anche Sant'Orligo e Muggia. Abbiamo un'ottima collaborazione con tutti i sindaci e quindi ci si trova per programmare, organizzare quelli che sono i servizi, ma anche per fare il punto della situazione. E in questi anni abbiamo, i servizi sociali sono stati molto impegnati per questa importante riforma, perché vuol dire, perché ha significato non soltanto fare un lavoro di riqualificazione, di riorganizzazione di tutto il personale, ma anche di tutti i capitoli di bilancio. Ecco, che sono aumentati? Come spesa per il sociale? Allora, come spesa per il sociale abbiamo avuto un aumento di spesa, ma perché abbiamo voluto dare maggiori servizi. Cioè non era correlato alla richiesta? Era coprire meglio? Per coprire meglio, esattamente, perché riorganizzando tutto il servizio, ovviamente adesso i dipendenti del servizio sociale sono dipendenti del comune capofila dell'ambito Carso Giuliano, quindi dipendenti di Muggia, ma questo non vuol dire che ovviamente ogni comune paga sempre la sua parte, e le assistenti sociali, gli assistenti domiciliari, anche questo è un servizio eccellente che abbiamo sul territorio, restano comunque di sede a Duino Risina o a Muggia o negli altri territori, però sono dipendenti di Muggia, quindi ha comportato questo una grande riorganizzazione. Certo. Quello che abbiamo ricordo che quando se ne parlava con il sindaco Polidori, che Muggia diventava un po' il punto organizzativo dei comuni della provincia, tolto Trieste, per quelli che sono ambiti territoriali. Esatto. Lì era più, credo, ma mi corregga se sbaglio, un discorso di Muggia è un comune più numeroso in termini di popolazione e quindi ha una struttura organica del comune più ampia, che ha delle caratteristiche aggiuntive che hanno permesso al comune di Muggia di avere quei profili che lavorano in ambito socioassistenziale che potessero guidare gli altri. Sì, certo. Poi è una questione personale. No, certo, sicuramente Muggia ha una struttura, hanno 12.000 abitanti rispetto a noi che ne abbiamo 8.400, quindi hanno un comune più strutturato, più grande. E hanno, diciamo, era un po' logico che facessero loro da capofila, però insomma non era scontato, quindi comunque è stata fatta una riorganizzazione della cosiddetta POA, la pianta organica aggiuntiva. Ok, e adesso questo è un po' il quadro che abbiamo, insomma, che lei ci ha illustrato, che è la situazione. Come migliorare questo servizio, come eventualmente modificare? Ma allora, io devo dire la verità che il servizio sociale è un servizio eccellente a Duino Risina. Noi riusciamo a rispondere per esempio a tutte le domande di servizio domiciliare, quindi vuol dire andare a casa delle persone che lo richiedono, a occuparsi sia dell'igiene personale, ma anche portare i pasti a casa, a domicilio, a chi non riesce a uscire o ad organizzarsi, quindi anche organizzandoci con le spese. Abbiamo il progetto Famiglie Solidali, che si è un po' trasformato negli anni, quindi famiglie che aiutano altre famiglie. Quindi io credo che il nostro servizio sia veramente un buon servizio sul territorio. E ecco, io nel programma ho inserito una cosa importante, uno sportello che riguarda un po' tutto il welfare, inteso non soltanto come servizio sociale, ma anche come il benessere dei cittadini. Uno sportello che potrà diventare un luogo dove i cittadini possono venire a raccontarci che cosa non funziona, non soltanto dal punto di vista sociale, ma anche sanitario.
ho aspettato troppo una visita, ho fatto... Non è competenza del comune, però vorrei creare questo sportello in modo poi da far da tramite anche con l'azienda sanitaria, con Asugi, con i quali c'è un ottimo rapporto e abbiamo collaborato sempre, ma magari ecco, il discorso dei medici di medicina generale non è una cosa di competenza del sindaco, però il sindaco può incontrarsi, sollecitare, chiedere, noi siamo sempre in contatto con sia il dottor Samani e il dottor Poggiana, ma per quanto riguarda i medici, soprattutto appunto col direttore dei servizi sociali, il dottor Samani, perché abbiamo la sede che è stata messa in disponibilità, per esempio manca un medico, no? Quindi ecco uno sportello in cui le persone possono venire a raccontarci che cosa potrebbe, che cosa non va, perché è bene che ci sia qualcuno, un po' sa, il sindaco fa sempre un po' da... come dire, punto, quasi molto spesso anche per competenze hai, no? Però magari spiegare, non è una competenza del sindaco, però possiamo muoverci per darvi una mano, questo potrebbe essere molto utile. Ecco. Cos'altro, sindaco, sui punti del programma elettorale che vuole presentare ancora in questa settimana di campagna? Ma direi, noi sul programma, allora... diciamo che è un programma che non è un libro dei sogni, è un programma molto responsabile, un programma che esce dalla conoscenza di quelli che sono i problemi del nostro comune. C'è una parte importante che riguarda la viabilità, quindi il piano per esempio della mobilità sostenibile, propedeutico a questo stiamo al 16 giugno, scadono per esempio i tempi per il piano acustico che è propedeutico all'approvazione del piano della mobilità sostenibile, entro il 16 i cittadini o coloro che vogliono possono presentare delle osservazioni. Dopodiché, una volta approvato il piano acustico, come lei sa, abbiamo strade di grande percorrenza dove abbiamo la ferrovia, l'autostrada, dove abbiamo realizzato, siamo autovia, ovvio le barriere, anche quello è un lavoro che abbiamo concluso e che era tanto atteso. E dopodiché, una volta approvato il piano del rumore, verrà approvato il piano mobilità sostenibile. Importante perché vorremmo affidare anche a un urbanista, qualcuno che abbia una visione completa di tutto il territorio, tutta una serie di sensi unici nei paesi, poi i dissuasori che sono una cosa molto richiesta per rallentare la velocità. Abbiamo previsto l'assunzione, tra l'altro arriveranno adesso anche di due vigili estivi, ma di potenziare anche il corpo della polizia municipale perché ovviamente non sono sufficienti per un territorio così grande. E poi l'arredo urbano, ecco, questo è uno dei punti a cui io tengo di più. Perché se oggi ci siamo occupati molto dell'emergenza e dell'urgenza, ora mi piacerebbe occuparmi della bellezza e di riuscire a rendere il nostro territorio molto bello. Un esempio è la nostra rotatoria adesso del Trenoci, che finalmente sono riuscita, anche grazie alla collaborazione di PPN SRL, a realizzare una rotatoria che veramente quando arrivi a Duino Risina è un bel bigliettino da visita. Vorrei che un po' in tutto il territorio realizzare rotatorie, panchine, arredi urbani, affinché il nostro territorio diventi attrattivo non solo per quello che già ha, ma anche per queste cose che possono arricchire tutte le frazioni. E se lei dovesse scegliere uno o due punti per cui secondo lei il dare continuità a quello che è stato fatto prima può portare dei benefici nei prossimi 5 anni? Perché più volte si dice noi il lavoro del sindaco lo si valuta meglio in un arco di temporale più lungo, lo abbiamo detto, anche viene detto in questa trasmissione quando si parla del comune di Trieste, dove un sindaco si insedia e se è diverso da quello che c'era prima si trova magari tutta una serie di progetti o programmi o iniziative già avviate che poi o inaugura o ha difficoltà a modificare perché sono già talmente avviate che sono già in itinere. Quanto può essere vero in determinate attività che magari ora le chiedo per il vostro comune? Beh, guardi, io parto un po' da quello che ho trovato. Innanzitutto abbiamo trovato, come dicevo prima, una struttura un po' demotivata, ma soprattutto con posizioni organizzative che mancavano, lo ripeto, ma perché è fondamentale. Cioè, se io non ho chi in ragioneria si occupa di chiudere il bilancio, non posso fare nulla. Io ricordo che l'ultimo bilancio chiuso e mi sono insediata nel 2017 era quello del 2015. Questa era una situazione grave, perché non potevo comprare neanche le corone per
il 1° novembre. Quindi abbiamo cercato di rimettere a posto in piedi prima di tutto un bilancio. Oggi il bilancio, io lascio un bilancio sano, un bilancio in ordine, e questa è la prima cosa, il cardine. Dopodiché a me non piace quando si dice hanno fatto gli altri, buttiamo via tutto e ricominciamo. No, se un'idea è bella che sia di centrodestra o di centrosinistra, e così dovrebbero fare tutti. Quindi trovarsi 7 milioni di opere pronte a partire, e non vedo perché chi dovesse venire dopo di me, oppure se ci sarò io, queste sono proprio pronte per i cittadini, pronte a partire. C'è il piano delle opere che lo testimonia, ci sono gare che partiranno nei prossimi giorni. Ecco, quello che sarà importante è veramente avere la struttura e soprattutto anche un segretario comunale a tempo pieno. Questo è un po' l'ambizione perché di tutti. Non c'è al momento? No, non c'è. Io perché è quello che... Giusto, adesso abbiamo un segretario comunale che condivido con Monfalcone. Esatto. È un segretario bravo, però ovviamente avendo un comune anche molto impegnativo e molto grande, io voglio avere un segretario, non dico a tempo pieno, ma almeno 3 giorni su 5. Ma è possibile? Purtroppo non è facile. Infatti in questi 5 anni io ho cambiato 5 segretari. Oh. Abbiamo avuto segretari bravi come il dottor Terranova, che era però diviso e faceva salti mortali su tutta la provincia di Trieste, con anche Trieste, e quindi era difficile. Io ho bisogno di una struttura importante di 80 dipendenti e ho bisogno di qualcuno che non solo faccia il segretario ma faccia il direttore del personale, perché non posso farlo io. Ecco, il sindaco, è vero, sono lì ogni giorno, tutti i giorni presenti, ed è importante la presenza, però ci serve un segretario comunale, non dico a tempo pieno, ma quasi. Questo cercheremo, anche parlando con la regione, che mi ha detto che dovrebbe anche partire questo concorso affinché dirigenti regionali possano diventare segretari comunali. Io spero che davvero in questo ci aiutino, perché è il problema di tutti i sindaci. Che cambio di passo può dare un segretario generale a tempo pieno dedicato a un comune? Ma allora, diciamo che oggi tutti i miei assessori e io stessa, assieme ai PO, certo, però spesso ci siamo ritrovati a... allora, la giunta dovrebbe dare gli indirizzi, poi i lavori dovrebbero andare avanti. Non sempre è stato così. I dipendenti hanno bisogno anche di un punto di riferimento per tutto quello che riguarda anche l'aspetto giuridico, l'aspetto delle gare. Quindi può cambiare molto, può cambiare, perché è difficile fare gli amministratori e occuparsi anche di queste cose. E poi un sindaco ha bisogno di qualcuno che... lo tuteli dal punto di vista legale, perché abbiamo tantissime responsabilità. Certo. Io dico, se firmi un atto puoi essere accusato di abuso dato d'ufficio, se non lo firmi di omissione dati d'ufficio, e questa è la realtà dei sindaci. Non parlo della retribuzione, perché come sapete non abbiamo grandi stipendi, ma abbiamo una grande responsabilità. Cioè, un sindaco firma anche il trattamento sanitario obbligatorio, certo, con la relazione di uno psichiatra, però voglio dire, è una responsabilità grande, molto grande. E avere un segretario che ti indirizza, che ti dice si può fare, non si può fare, questo è molto importante. Una garanzia, insomma, sicuramente. Certo, certo. Avevo in mente un'altra domanda, poi mi ha distratto questa cosa del segretario generale. No, sì, i rapporti con regione, con gli altri comuni. È chiaro che dopo, oltre al sindaco come ruolo, c'è anche il sindaco come persona, che può avere più o meno empatia nei confronti anche degli altri enti che sono pubblici o privati. In questi 5 anni che rete si è costruito il comune di Duino Resina in virtù dei rapporti del sindaco? Sì, guardi, un'ottima rete. Io ho sempre dialogato con tutti, partendo dai comuni della provincia, proprio prima in UTI, perché quando io sono arrivata c'erano ancora le UTI, e quindi anche abbiamo sempre lavorato molto bene col sindaco di Piazza e anche con tutti gli altri sindaci della provincia, anche nei momenti in cui bisognava decidere quali lavori si faceva in che comune. Quindi abbiamo sempre dialogato molto bene, abbiamo lavorato bene, ed era anche il momento per condividere problemi e problematiche che un po' sono le stesse in tutti i comuni. La regione, ottimo, direi che abbiamo sempre a fianco la regione che non solo con i finanziamenti ma anche con gli aiuti per quello che riguarda, insomma, le condivisioni delle opere, la regione ci è sempre stata accanto.
E poi, insomma, ecco, il dialogo è importante non soltanto con i cittadini, che è la prima cosa, ma anche con le istituzioni, perché dialogare con le istituzioni vuol dire riuscire a portare e attrarre fondi e chiedere contributi, e noi ne abbiamo veramente chiesti tanti e ricevuti tanti, e questo non è che arriva se non si parla, se non si dialoga, ecco. Ma non soltanto con la regione, ma anche con FVG Strade, con Autovie per le barriere, come dicevo prima, con FVG Strade per la rotatoria, ecco, con Asugi. Bisogna avere un dialogo costante, e io credo che in questi anni, ma anche prima con l'esperienza che ho fatto in precedenza, conosco veramente tante persone che hanno lavorato, con le quali ho lavorato molto bene, ma non soltanto con istituzioni che sono istituzioni come Regione, dicevo prima, ma anche con le forze dell'ordine, quindi, e della sicurezza. E enti locali, c'è questa riforma che vorrebbe riportare le province o comunque un organo intermedio fra comuni e regioni, che non siano le EDR o le UTI, che sono, le UTI erano un tipo di percorso, le EDR mi pare di capire che sono un po' un transitorio per arrivare poi alla definizione di un altro ente locale. Secondo lei ha senso che si ripristini un qualcosa simile alle province e che sia elettivo? Perché i pareri in questo caso bipartisan sono molto discordanti. Ma guardi, io ricordo, ho fatto 5 anni di consigliere provinciale all'opposizione. Allora, tutte le competenze della provincia per quello che riguarda le strade, per quello che riguarda la disabilità, è passata alla regione, no? E qualcosa è ricaduto poi sui comuni. Io dico, a prescindere dal contenitore, secondo me devono essere ben definite le competenze, ecco, perché noi sì, abbiamo certo. avuto un passaggio in cui le non scuole, sapevamo di chi era la strada, non sapevamo, strade, ecco, sì. Quindi questo è importante, a prescindere dal contenitore è importante che siano ben chiare le competenze, chi fa cosa e come si fa, ecco, questo per me è fondamentale. Senta, c'è stato quel problema di balneazione davanti alla Dama Bianca, sì. C'è qualche novità sì. riguardo? Allora, il problema di balneazione, allora, ovviamente noi siamo anni che ci occupiamo di questo problema, l'ARPA, anche con ARPA, ecco, abbiamo un ottimo dialogo e collaborazione, ARPA deve fare i prelievi e quindi vengono fatti periodicamente, purtroppo negli ultimi anni, e questo purtroppo è così, i valori erano piuttosto era male, cioè, molto sì, male, erano negativi, sì. Negativi, ecco, e quindi abbiamo quest'anno, abbiamo passato 2 anni a verificare che cosa potesse essere, perché inizialmente si pensava alle barche, però non poteva essere perché i valori di Escherichia coli erano molto elevati, quindi non poteva essere. Poi abbiamo fatto tutto un grandissimo lavoro con la Polizia Municipale, i nostri servizi dell'ambiente, i lavori pubblici, abbiamo inviato e verificato con i cittadini che si mettessero tutti a posto, che si fossero tutti gli impianti a norma, quindi ci siamo fatti mandare anche le fatture per le fosse IMOF. Abbiamo fatto anche delle verifiche con Acegas, PS Amga, per quanto riguarda la pompa di sollevamento che ha sostituito il vecchio depuratore, lì è tutto a posto. Purtroppo anni di questi valori ci hanno portato a una balneazione in quella zona, soltanto nella zona antistante Dama Bianca, valori di balneazione non buoni. E questo porta alla possibilità o di chiudere definitivamente, di vietare la balneazione, però fortunatamente, siccome è scarsa, la norma nazionale ti permette di fare balneazione sconsigliata, quindi un po'. Non è diciamo bellissimo, a rischio e pericolo. Quindi non è bellissimo, perché è ovvio che sarebbe bene trovare una soluzione definitiva, però sono 2 anni che ci lavoriamo. Ma per trovare la soluzione bisogna trovare prima la causa, mi pare di capire che qui manca ancora adesso, forse la fonte principale, infatti, che sia qualcosa che è legato alla fognatura? No, perché abbiamo verificato, adesso comunque c'è anche in piedi un lavoro a monte della fognatura, però sono state fatte tutte le verifiche con Acegas e non risultava un problema quello. Ho capito. Non è il problema, ribadisco, delle vasche dei pesci, perché i pesci non c'entrano niente con le Escherichia coli, che
cioè, è ovviamente umano. E adesso, dopo 2 anni che stiamo cercando, perché ovviamente va ricercata la causa a monte, adesso stanno rimettendo a posto tutta una serie di fosse, eccetera, anche gli operatori turistici che lavorano lì in baia, e speriamo di risolvere questo. Senta, sindaco, una domanda gliela devo fare anche sul discorso politico. Abbiamo visto l'ultimo periodo, è stato un po' movimentato, prima con l'esponente dei Fratelli d'Italia Romita, poi con invece l'assessore alla sicurezza Banco. Lei comunque è è la bandiera della coalizione di centrodestra. Sì. Tutto questo si può superare nel momento in cui si vince, perché sappiamo che, come nello sport, no, vincere accontenta tutti. Sì, diciamo che ci sono cose che dovete ancora risolvere, insomma. Allora, mi piace molto l'idea di essere la bandiera, quindi speriamo di non essere ammainati, ecco. Esatto. E comunque, allora, a volte si litiga, succede. Speriamo che, appunto, poi a volte, sai, è difficile, perché il ruolo del sindaco è molto spesso, troppo spesso, quello di mantenere degli equilibri. Certo. E non è facile, perché certe volte ci sono, ma forse, sai, in questi anni tutti volevano fare molto, e allora aspettava un po' a me dividere i compiti, no? Ecco, quindi anche banalmente una cosa che si è un pochino risolta, si è tranquillizzata, poi parlando con il dialogo, speriamo che anche quando avremo i risultati questo si rimetta un po', si appianerà. Diciamo che sicuramente questa esperienza le ha insegnato magari a una gestione migliore, oppure un poco più attenta sotto altri aspetti, delle persone che fanno parte della coalizione, insomma. Sì, anche come, diciamo, rapporti, intendo dire, no? Sì, allora, diciamo che io sono felice di avere una coalizione di centrodestra che oggi è compatta ed è coesa, perché è così. Ci sono tanti candidati che stanno facendo la corsa per me sindaco, e quindi io di questo sono riconoscente. Sono persone che stanno lavorando, che hanno voglia di fare, e quindi questo ha un po' superato questo problema, e io ringrazio tutti i candidati, tutti i capilista, perché stanno facendo un grandissimo lavoro sul territorio. Ecco, forse bisogna un po' riconoscere i ruoli, ecco, io quello forse sono stata un po' troppo buona. Allora, il sindaco sono io, non l'ho mai detto, forse, no? Ecco, qualche volta bisogna anche, ecco, a volte io sono una che ascolta molto, se c'è qualcosa che magari non è la mia competenza, mi piace ascoltare e magari cambio anche idea. Questo bisogna fare, perché se penso che un'opera pubblica vada fatta in un modo piuttosto che in un altro, ma non ho la competenza e mi spieghi perché la facciamo così, sono ben disponibile a cambiare idea. Certo. Perché così va fatto, e questo io auspico che la mia giunta possa lavorare di nuovo in questo modo, ecco, che più collaborativo era, sì. Grazie Daniela Pallotta, candidato sindaco Duino Risina con la coalizione centrodestra, buona giornata. Noi ci vedremo nel giorno 13, che è il giorno in cui Telequattro dalle 14 in poi seguirà il spoglio dello scrutinio dei comuni di Duino Risina, Monfalcone e Gorizia, e quindi avremo modo di rivederci in quella data. Grazie molte, grazie. Buona giornata, grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ci fermiamo, Sveglia Trieste termina qui, ritorno domani mattina con Laura Boccarella, arrivederci. Grazie.